a scelta che è del professor Rota. Sapete quindi già che è un ricercatore, anzi un primo ricercatore, il che fa un po' la differenza presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico del CNR. Il professor Rota è co-direttore di una importante rivista di storia della filosofia, quella fondata da Dal Pra, è anche autore di questo bel libro che voi avete fra quelli consigliati, c'è obbligatorio o quello di Burgio o quello del professor Rota, che è Intellettuali, dittatura, razzismo di Stato. Quindi il testo del professore si scrive in maniera molto opportuna sia con il corso monografico che è relativo al razzismo italiano, e noi abbiamo preso soprattutto due esempi, no? Un esempio di razzismo evolutivo con Lombroso e invece un esempio di razzismo degenerazionale o del sangue o dello spirito che è quello di Evola. Fra l'altro, il professore si è occupato anche di questi autori. Permettetemi di ricordare solo brevemente, per non rubare ulteriore tempo poi alla relazione, che il professore non soltanto si è occupato di Intellettuali, dittatura, razzismo di Stato, ma ha scritto un importante libro su un autore non molto studiato purtroppo, però molto importante come Giuseppe Gangale, e permettetemi anche di ricordare che ha curato gli scritti giornalistici di Giorgio Levi Della Vita, che invece è un altro intellettuale di grande importanza e di grande rilievo, sul quale si spera un giorno che possa fare anche una parte del corso, quindi magari vi sarà anche opportunità di ritrovarsi. Come al solito vi ricordo che il seminario è registrato, quindi chiedo anche l'autorizzazione poi al professore, che mi permetterete di chiamare Giovanni amichevolmente, di poterla poi mettere sul nostro canale YouTube come seminario. E non voglio rubare altro tempo. Il seminario di quest'oggi, come voi sapete, conclude un ciclo seminariale su razzismo e discriminazioni che è cominciato all'inizio di questo corso e è centrato soprattutto su Benedetto Croce e Giovanni Gentile e le leggi razziali del 1938. Quindi adesso mi taccio, ascolto anche io con grande interesse il professore Rota e lo ringrazio nuovamente per questo suo intervento. Ovviamente l'intervento sarà diviso in due parti, quindi prima quella su Croce, poi su Gentile, se non mi sbaglio, poi il professore mi dirà se mi sto sbagliando, se Giovanni, se mi sono sbagliato sull'organizzazione. Prima anche una piccola pausa fra un momento e l'altro, e poi ci saranno le vostre domande, come spero. Vi ricordo che per la presenza in questo seminario non occorre scrivermi, scaricherò la presenza direttamente attraverso la piattaforma e poi sarà mio compito registrare i vostri nominativi. Quindi benvenuto ancora e possiamo dare inizio al seminario. Molto grazie Giovanni, benvenuto alla lezione di Storia della Filosofia Italiana. Va bene, grazie, ti ringrazio molto, ringrazio i presenti. Purtroppo la lezione non sono potuto venire, sarei venuto molto volentieri dalle vostre parti, ma purtroppo la lezione verrà fatta così. Ringrazio il professor Ciraci che mi ha gentilmente invitato a esporre queste mie ricerche, ricerche che risalgono ormai anche un bel po' di tempo fa, perché il mio libro ormai è di ben 12 anni fa, che però ho ripreso anche recentemente in un articolo che non so se il professor Ciraci mi diceva prima che forse avete anche letto, comunque, lo do un po' per scontato, comunque è un articolo che si può leggere su online, per cui al limite vi do il link e alcuni degli esempi che farò, soprattutto nella seconda parte, seguiranno un po' queste quello che ho scritto in questo articolo per la Treccani. Allora, il proposito è di leggere, di riprendere in considerazione due figure importantissime nella storia della cultura italiana, forse le più importanti, adesso non penso di non esagerare dicendo così, della cultura italiana della prima metà del Novecento, due intellettuali decisivi, poi vedremo anche la loro collocazione politica su sponde opposte, che è significativa anche per il taglio che darò a questo intervento,
E queste due figure sono Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Sono due filosofi, naturalmente, magari più filosofo Gentile, è un filosofo di formazione sicuramente, ha una formazione filosofica più pura rispetto a quella di Benedetto Croce, che tra l'altro, come probabilmente l'avrete visto, l'avrete avuto modo di vedere, si occupa anche di critica letteraria, di storia. E in questo mio intervento prenderò in considerazione questi due filosofi. Certo, la filosofia c'entra, vedremo che farò riferimento al pensiero e alcune tesi filosofiche di fondo, adesso molto in genere, vi farò qualche esempio, mi rendo conto, un po' generico, d'altra parte in una lezione non si può far altro. La filosofia c'entra però fino a un certo punto, vedremo che conterà molto poi quello che vorrei far vedere è come questi due filosofi, come queste due personalità così importanti, alla fine giungano ad assumere una collocazione all'interno del dibattito italiano e della politica italiana poi, e come inquadrate in questa particolare prospettiva, cioè legata al razzismo e all'antisemitismo, al problema del razzismo e dell'antisemitismo, il discorso si farà poi più che filosofico, probabilmente politico. Andremo a vedere la loro collocazione all'interno del dibattito politico e culturale, genericamente culturale di questi anni. Dicevo, la collocazione politica è fondamentale e è chiaro, per fare una distinzione di fondo, lo sappiamo, Croce era contro il fascismo, stiamo parlando del ventennio poi, stiamo parlando quindi del periodo fascista, e sappiamo che Croce è forse l'esponente più autorevole tra gli intellettuali di coloro che erano contro il regime, e dall'altra parte avremo l'esempio di Gentile, vi leggerò alcune pagine proprio di esaltazione, addirittura secondo alcuni un'esaltazione al limite dell'ingenuità da parte di Gentile, la totale dedizione di Gentile alla causa del partito di Mussolini, che come vedremo non è nemmeno un partito ai suoi occhi, ma esprime lo spirito di tutta l'Italia, insomma, è qualcosa che è al di sopra dei partiti, e vi leggerò una frase di Gentile in questo senso. Quindi sarà la distinzione di fondo, abbiamo il Croce antifascista e il Gentile fascista, certo poi, soprattutto nel caso di Gentile, mentre Croce, diciamo che la mia tesi di fondo è Croce è facile da leggere riguardo al tema del razzismo e dell'antisemitismo, leggeremo delle prese di posizione di Croce, vedremo nettamente critiche nei confronti delle filosofie razziste, della politica razzista, della politica antisemita del regime. Sono facilissime da leggere, sono delle pubblicazioni, io citerò citerò un paio di articoli che sono apparsi sulla Critica, che era la rivista diretta da Benedetto Croce. Ebbene, le tesi di Croce sono facili da leggere, da capire, e anche in un certo senso facili da leggere perché non distanti dal nostro modo di pensare. Molto più complesso invece è il caso di Gentile, sia per i rapporti che possono esserci tra le scelte politiche di Gentile e la sua filosofia, è un tema, vi dico subito, dibattutissimo dagli studiosi. Come mai un filosofo idealista che aveva sviluppato e aveva maturato la propria proposta filosofica già prima del fascismo, già prima del 22, ma come mai c'è questa infatuazione che per il fascismo da parte di un idealista come Gentile? Come mai sposa così la causa di Mussolini? Che nesso c'è tra l'idealismo di Gentile e la politica fascista, che sembrerebbe non aver nulla a che fare con la sua filosofia? È un problema dibattutissimo dagli studiosi, e in qualche modo rientrerà, vi faremo cenno anche in questo intervento. Soprattutto però Gentile, rispetto a Croce, vedremo che sarà molto ma molto più difficile da leggere. In Croce avremo delle prese di posizione precise, nette, chiare, pubbliche, riguardo al tema del razzismo e dell'antisemitismo, riguardo alle leggi razziali del 38. In Gentile invece si riesce a tirar fuori qualcosa di Gentile, della posizione di Gentile. Ricordiamo, Gentile era fascista ed era, do per scontato, e anche qui vi farò qualche esempio, era un pezzo grosso del fascismo, via. Era una figura pubblica, una figura pubblica importante all'interno del fascismo. Non voglio dire che ci fosse
che fosse l'egemonia gentiliana, questa all'interno della cultura fascista. Questa è una cosa che penso che nessuno sostenga più tra gli studiosi. Certamente però era uno che contava nel dibattito filosofico interno alla cultura. Era poi un personaggio politico di rilievo anche, no? Un intellettuale, l'intellettuale più forte della parte fascista, su questo non c'è dubbio. Certo, le prese di posizione di Gentile però, come vedremo, sono estremamente difficili, non sono chiare come quelle di Croce, non sono pubbliche, per esempio, dovremmo ricavare il pensiero di Gentile riguardo, per esempio, alle leggi razziali o da alcuni suoi comportamenti, da alcuni suoi atti che però vengono fatti, come è stato detto, sotto banco. Per esempio, lui ha aiutato tantissimi studiosi, professori di origine ebraica a trovare un modo di sbarcare il lunario dopo che questi erano stati esclusi dall'università nel 1938. Per esempio, ci sono delle prese di posizione di Gentile, magari anche contro l'antisemitismo di Stato, in lettere private, però. E questo è, quindi non pubblicamente come Croce, questo diventa anche una sfida per il ricercatore, per lo storico della filosofia, per lo storico della cultura, che è chiamato a dare un'interpretazione di questi documenti importantissimi, interessantissimi, significativi, ma per esempio sono spesse volte appunto delle comunicazioni private. Vi farò un paio di esempi che Gentile faceva a certi amici, ai suoi allievi, ai suoi collaboratori. Che peso si può dare? Che significato politico, pubblico, riguardo alla figura di Gentile si può dare a queste comunicazioni, a questi documenti? È un bel problema. Ed è un problema che, adesso io preparando la lezione ho anche fatto una conclusione dalle tinte un po' nette, diciamo che a mio modo dirò che Gentile secondo me può essere considerato razzista addirittura, nel senso che dirò. Certo che rimane, questa storia di Gentile è piena di sfumature, di aspetti controversi, di documenti difficili da leggere, pieni di zone grigie, piena di zone grigie questa storia. Laddove invece è tutto facile, direbbe da dire. È molto facile capire cosa dice Croce, perché ci sono delle prese di posizione pubbliche, che in Gentile sono pochissime queste prese di posizione pubbliche. Ripeto, noi non stiamo parlando del signor Giovanni Gentile, stiamo parlando della figura di spicco della cultura e di una figura di spicco della politica culturale fascista, di un personaggio pubblico, quindi. Poi, il mio intervento riguarda queste due figure così importanti della storia italiana. Teniamo presente che, sono i due più grandi, c'è poco da fare. Non so se ne avete parlato, magari anche a lezione, si è parlato a lungo di una egemonia neoidealistica sulla cultura italiana del primo Novecento. Ora, questa è una tesi che ben pochi sostengono ancora. Parlare di egemonia non dà il senso, secondo me è una categoria che non funziona, che non è che ci fossero soltanto loro e non è che esercitassero una dittatura culturale sulla cultura, sulla filosofia italiana del periodo. C'erano tante altre voci importanti che hanno discusso con Croce e Gentile, altrettanto influenti, cattolici, altri personalità. Quindi parlare di egemonia neoidealistica, intendendo come neoidealismo la figura, la posizione di Croce e Gentile insieme, perché adesso vedremo che loro sono stati molto amici e molto legati fino a un certo periodo. Ecco, parlare di neoidealismo secondo me è completamente sbagliato, non dà l'idea della ricchezza del dibattito di quegli anni. Certamente però, torno a ripetere, Croce e Gentile sono stati, cioè è impossibile sopravvalutarne l'influenza, sono stati le figure più influenti, più importanti, più i due maestri più importanti, su questo non c'è dubbio. Sono stati filosofi che, anche portatori appunto, è stato detto a lungo, di una posizione filosofica comune, il cosiddetto neoidealismo, ma questo è vero fino a un certo punto, perché se poi andiamo a vedere la storia di Croce, la formazione di Croce,
magari dei contrasti speculativi che si vengono fuori poi nel 13-14, quindi prima del contrasto politico, vediamo che già allora emergono due posizioni filosofiche proprio abbastanza diverse l'una dall'altra. Croce, il filosofo della distinzione, della storia, e Gentile, il filosofo dell'unità, fino addirittura al misticismo, secondo te. Quindi ci sono anche delle differenze filosofiche notevoli. Certo, il rapporto tra Croce, dico questo perché il rapporto tra Croce e Gentile, cioè, è estremamente complesso. Sono stati legatissimi fino a un certo punto, sono stati portatori di una proposta culturale comune e agli occhi di tutti anche di una filosofia comune, anche se questo magari non era vero, hanno portato avanti una politica culturale in comune fino all'avvento del fascismo, perché anche quando Croce diventa, Croce, prima Croce e poi Gentile diventano ministri dell'istruzione, della pubblica istruzione, c'è un rapporto continuo tra i due, è chiaro che portano avanti un comune progetto culturale. Sono strettamente legati, come è stato scritto da Gentile in una lettera a Croce, noi ci siamo nutriti l'uno del sangue dell'altro. E poi arriva il 1925. Il 1925 è invece l'anno della rottura. Una rottura che avviene, ripeto, motivi speculativi, motivi filosofici, avevano già portato a evidenziare delle distinzioni tra le due figure. Certo, la rottura vera e propria avviene nel 25, alla fine per motivi politici. Una rottura insanabile, soprattutto da parte di tutti e due, magari in maniera più marcata da parte di Croce, e a quel punto si ha, tra l'altro il 25 è l'anno dei due manifesti, il manifesto degli intellettuali fascisti e degli antifascisti, uno scritto da Gentile, uno animato da Croce, a quel punto i due si ritroveranno su sponde opposte e il motivo di fondo è un motivo poi politico, è una motivazione politica, e vedremo che sarà la base poi della, come dicevo prima, una conclusione abbastanza banale, Croce è antifascista e Gentile è invece dalla parte del fascismo. Certo, il rapporto è un po', bisogna tenere presente che il rapporto tra i due è un po' un rapporto a fisarmonica, nel senso che sono legatissimi l'uno all'altro per tantissimi motivi, e al tempo stesso le ricerche degli storici mostrano come vi siano, sia dal punto di vista strettamente filosofico, sia appunto dal punto di vista politico, dei motivi che portano a distanziare l'uno Gentile da Croce. E questo di volta in volta si possono trovare degli interpreti appunto che li avvicinano, che li allontanano, e tutti con una certa dose di legittimità, diciamo, no? È per questo che ho detto rapporto a fisarmonica. Ecco, quindi ho detto 1925, la prima data, il primo punto di riferimento è sicuramente questa data, la presa di posizione netta di Croce contro il fascismo, e di Gentile, che invece già prima era stato ministro e ormai ha sposato da qualche anno la causa di Mussolini, e poi l'altra data, naturalmente, l'altro punto di riferimento che vi invito a tenere presente, naturalmente, è il 1938. Il 1938 è la data delle leggi razziali, è una data fondamentale nella storia della nostra, nella storia d'Italia, non soltanto del fascismo, probabilmente è un punto di non ritorno, forse, nella storia del fascismo, può essere considerato come tale. Sicuramente viene ancora ricordata oggi giustamente come una data infausta, una data vergognosa della nostra storia, e sarà sicuramente in relazione a questo 1938, a queste leggi volute da Mussolini, volute dal fascismo, queste leggi antisemite che poi erano leggi razziste dirette a escludere dalla comunità l'elemento ebraico, sarà in riferimento a questo 1938 che è perché ci sono state queste leggi che poi noi affrontiamo questo tema del rapporto di Croce e razzismo, Gentile e razzismo, perché poi alla fine è questo il motivo. Come vedremo,
ci sono, magari più in croce che non in gentile, ma ci sono degli spunti magari anche prima del 38, poi prima del fascismo, prima del 38, prima di queste leggi, che ci permettono di dire poi alla fine che nessuno dei due aveva una posizione filosofica antisemita o razzista. Questo è chiarissimo. Però non si può dire che, soprattutto sto parlando in questo caso del caso di Gentile, Gentile si sia occupato in maniera specifica di questo tema. Non è, voi avete studiato Evola, cioè Evola è chiaro, no? Evola è un filosofo che aveva le sue convinzioni, aveva la sua struttura, un suo pensiero che contemplava come elemento strutturale l'antisemitismo e il razzismo. E lì c'è poco da fare. In Gentile questo no, troveremo magari, vi farò qualche esempio di Gentile che parla di razza, la critica il concetto di razza, sì certo, ci sono nella produzione di Gentile alcuni spunti, però non è che si sia occupato di questo tema, non è che fosse come Evola appunto che ci aveva in testa questo motivo, questo aspetto, che aveva questo aspetto come strutturale del proprio pensiero. E il 38 è la data di riferimento, naturalmente io farò riferimento anche a scritti però precedenti del 38, perché nel caso di Croce, perché già prima, insomma, soprattutto da parte di Croce, ci sarà una particolare attenzione per le teorie della razza che venivano formulate in Germania, soprattutto in Germania, da parte del nazismo, della cultura, chiamiamola cultura nazista. Croce è interessantissimo perché va a leggersi delle cose, delle produzioni, degli scritti, filosofastri, mi verrebbe da dire, di filosofi di nessun conto. Lui va a leggerseli, di filosofi razzisti e aderenti alla causa del nazismo, e li commenta sulla sua rivista, dà i suoi giudizi, e vedremo che sono dei giudizi, ripeto, dei giudizi chiari, dei giudizi indubitabili. Gentile ha una storia un po' diversa, anche perché aveva una conoscenza della cultura tedesca, per esempio, molto meno diretta rispetto a Benedetto Croce. Ripeto poi l'altra cosa, nel caso di Gentile, torno a ripetere, se le conclusioni sono banali, le mie conclusioni, Croce, antirazzista, Gentile, a suo modo, passatemi, poi vi spiego in che senso, sposa la causa del razzismo in suo modo, mantenendosi fedele al fascismo, quindi se uno è antifascista, l'altro è fascista, e come conclusioni sono banali, ripeto, la cosa interessante però, soprattutto nel caso di Gentile, è la complessità del personaggio legata ad aspetti contorti, ne vedremo, vi farò un esempio, del modo di fare di Gentile, del modo di rapportarsi di Gentile, di agire di Gentile, e torno a ripetere, legata al fatto che i documenti che noi dobbiamo leggere per ricostruire la posizione di Gentile riguardo al tema dell'antisemitismo e delle leggi razziali sono documenti difficili, secondo me molto molto difficili da interpretare, a differenza naturalmente di Croce. Ho detto che dal punto di vista filosofico sì, ci sono delle profonde differenze tra i due, possiamo per una volta, anche con un po' di cautela, assumere come matrice filosofica di tutti e due, come punto di partenza filosofico, un generico idealismo, e quindi già qui, un'osservazione, adesso anche qui è stata fatta, è stata sottolineata da uno studioso, per esempio, riguardo a Gentile, da uno studioso molto importante che si chiama Gennaro Sasso, insomma c'è un punto di partenza che è un punto di partenza che in linea di principio non potrebbe essere più diverso, più distante da quello del razzismo biologico. L'idealismo è, e soprattutto a maggior ragione, nella versione attualistica, che è la versione gentiliana, che è la filosofia gentiliana, l'attualismo è una forma di superidealismo, verrebbe da dire, una forma estrema di idealismo, una forma la più radicale possibile di spiritualismo. E quindi una filosofia che pone l'attività dell'uomo, l'azione dell'uomo, e soprattutto una posizione antimaterialista, antibiologistica, antizoologica, per usare, mentre invece il razzismo, perlomeno quello di natura al quale si rifà, la razza del sangue, si rifà invece ad una base filosofica del tutto opposta, che tratta l'uomo di fatto come un animale. Questa è la diciamo la posizione di fondo, anche qui sto molto semplificando. Certamente però
teniamo presente che il punto di partenza sia di Croce che di Gentile è appunto l'idealismo, e il punto di partenza è sicuramente incompossibile, per usare un termine che viene usato da Gennaro Sasso, con la posizione che invece è caratteristica del razzismo e massimamente del razzismo di matrice che troviamo nel nazismo, per esempio, quello più presente, quello più drammatico, che si è presentato sulla scena della storia nella forma più drammatica del Novecento. Certo, filosofia, si sta parlando di due filosofi, poi un'osservazione. Cioè, il fatto che si parli di filosofi è una cosa della quale ci si accorge scorrendo appunto la letteratura intorno a questo tema. Cioè, essere filosofo di volta in volta può essere un motivo, lo dico perché appunto l'ho trovato spesso, un motivo responsabilizzante del personaggio analizzato. Cioè, è un filosofo, quindi è un cultore della verità, quindi la condanna nel momento in cui scende a patti col razzismo, la condanna non può che essere più radicale ancora rispetto a una persona normale, non so come dire. Dall'altra parte, essere filosofo però in molti casi è una via per giustificare, per una ciambella di salvataggio per il personaggio in questione, in questo caso soprattutto per Gentile, cioè un Gentile, troveremo un Gentile che sicuramente scende a patti col razzismo, perché ripeto, lui era un pezzo grosso della cultura fascista, era una figura politica e quindi aveva una responsabilità politica, e questa è la mia tesi di fondo. Però molti interpreti dicono, beh, però lui era anche un filosofo, la sua filosofia, come abbiamo visto, è una filosofia in linea di principio opposta, incompossibile rispetto al razzismo, e dunque magari lo salviamo un po', gli diamo questa ciambella di salvataggio, non è così compromesso con certe scelte, perché appunto dietro alle spalle ha un pensiero che lo salva, diciamo. Ecco, io segnalo questo pericolo, no, dell'uso, del fatto di studiare un filosofo che agisce all'interno della storia, e il fatto di essere filosofo, ripeto, può essere di volta in volta o un aggravante, un motivo per condannarlo ancora di più, oppure magari per salvarlo. È una cosa che ho registrato spesso e che è forse un atteggiamento che influisce molto anche sul modo anche da parte mia magari di leggere questo. Poi i casi di filosofi compromessi con il caso più clamoroso è Heidegger, naturalmente, sapete, lo citerò anche più avanti perché Croce ne parla, e Heidegger è l'esempio più clamoroso nella filosofia del Novecento di filosofo, di uno che passa per essere grandissimo filosofo. Adesso io non sono un patito di Heidegger, ma passa per essere un grandissimo filosofo, che però è stato anche nazista. E come la mettiamo con questo rapporto? C'è chi appunto lo condanna ancora di più e chi dice no, sì, è stato nazista, però la sua filosofia deve essere salvata, lo salva la sua filosofia, e così. Non so se sia giusto fare in questo modo. Allora, adesso parlerò prima di Croce, dirò su Benedetto Croce, mi soffermerò non tanto sulle opere di Croce, sugli scritti di filosofia di Croce, ma la cosa interessante è andare a vedere, più ancora che le posizioni crociane che vengono esposte, per esempio c'è un background in Croce che era già stato sviluppato da parecchi anni e che ci consente di capire come mai lui si ponga in opposizione rispetto alle teorie razzistiche. C'è una categoria nella filosofia crociana, l'attivismo. L'attivismo addirittura, secondo me, si può vedere come l'attivismo è un po' una forma di irrazionalismo che caratterizza, secondo Croce, buona parte della filosofia e della politica di inizio Novecento. È poi la causa della guerra mondiale, la causa delle dittature. Adesso potrei fare anche delle citazioni, si trovano per esempio nella storia d'Europa di Croce. Vediamo un po', vi faccio l'attivismo, questo lo leggo dalla storia d'Europa di Croce. Si dispiega irruente come prima e anzi con maggior veemenza, sta scrivendo all'inizio degli anni 30. Gli impeti nazionalistici e imperialistici scuotono i popoli vincitori perché vincitori e i vinti perché vinti.
i nuovi stati che sono sorti aggiungono nuovi nazionalismi e imperialismi. Ecco, l'attivismo in questo caso viene presentato come lo spirito che anima l'irrompere dei nazionalismi, delle dittature, di dir poco parlerà di dittature, ed è, insomma, filosoficamente potremmo riassumerlo nel nome di Nietzsche, per esempio, D'Annunzio anche un attivista, oppure Spengler, non so se ne avete parlato a lezione di un autore di questo genere. Ecco, Croce sviluppa già, indipendentemente, ben prima dell'avvento del nazismo e del problema del razzismo politico, sviluppa questa categoria dell'attivismo che secondo me spiega benissimo come mai lui prenda posizione contro il razzismo. Però più ancora di queste prese di posizione filosofiche di Croce, di questa filosofia che possiamo ricostruire nei suoi passaggi, sicuramente è interessantissimo, come spesso accade in Croce, andare a vedere quello che Croce scriveva, le postille, le note, le recensioni, i piccoli appunti, critiche, che lui scriveva sulla sua rivista, La Critica. La Critica è la rivista che lui fonda nel 1903, che per un certo periodo, inizialmente, la scrivono lui e Gentile, di fatto, insieme, poi Gentile si stacca, ci saranno altri collaboratori, però è la rivista di Benedetto Croce, è lui che scrive la gran parte di queste cose, e soprattutto però è interessantissimo vedere queste, più ancora degli scritti da erudito di Croce, è interessantissimo andare a vedere le piccole recensioni che lui scriveva a libri magari sconosciuti, spesse volte sconosciuti ai più, postille, polemiche, interventi brevi che lui faceva, perché si vede, è un po' come Sant'Agostino, no? È uno che come Sant'Agostino riflette nella propria produzione e in questa produzione in particolare un po' lo specchio del suo tempo, un modo di vedere il suo tempo. È una cosa interessantissima, è un aspetto bellissimo della lettura di Croce. Ebbene, se noi andiamo a vedere teniamo ancora presente un'altra cosa, Croce era un grandissimo conoscitore della cultura tedesca, sapeva benissimo il tedesco, mentre Gentile non lo so se lo sapesse, non mi è mai stato chiaro se quanto lo sapesse il tedesco. No, Croce conosceva, era di casa in Germania, lo leggeva. Ecco, se noi andiamo a scorrere le annate della Critica del 1930, noi troviamo che Croce, in più di un'occasione, ripetutamente, come dicevo prima, come già accennavo prima, prendeva in considerazione, leggeva e commentava, criticava, scriveva le proprie impressioni riguardo a quello che accadeva in Germania, a scritti di cultura politica tedesca di quegli anni, degli anni dell'affermazione del nazismo, poi alla fine, oppure proprio a scritti di autori di nessunissima importanza che sostenevano delle tesi razziste compatibili con la politica del nazismo. I giudizi di Croce intorno a questi filosofi o filosofastri, come dicevo prima, è nettissimo e chiarissimo. Lui parla, quando si parla di razzismo nazista, lui dice che sono delle teorie sgangherate, sono razzistica tristezza, suscitano nausea e rivolta dello stomaco, sono sconce manifestazioni di odio contro l'umanità. Io ho pescato qua e là qualche citazione che veniva fatta da Croce intorno a filosofi dei quali non ricordo neanche il nome. Sì, uno lo ricordiamo, è Spengler, che lui lega a questa cultura, ma queste sono le prese di posizione di Croce. È chiarissimo, no? Fa venire il volta stomaco, è uno schifo questi qui, sono dei fetenti questi filosofi. Ed è una fetenzia soprattutto questo razzismo che prende piede in Germania con il nazismo in particolare. Ora, di queste postille adesso io vi invito, magari poi vi posso dare anche l'indicazione più precisa, ve ne leggo due, vi segnalo due postille, due brevi interventi di Croce. Uno del 1938 ed è legato proprio alla promulgazione delle leggi razziali. E un altro invece è precedente ed è legato invece a Heidegger. È un giudizio che lui dà su Heidegger. Sapete che Heidegger è stato rettore a Friburgo per un certo periodo, rettore con una politica pienamente aderente al nazismo, e lui e Croce dà il proprio giudizio a proposito di Heidegger. Allora, la prima che volevo leggere è una lettera che lui scrive nel
1900, il 5 agosto del 38, e la manda a al rettore dell'Università di Stoccolma, che si chiama Hammer. Ed è il 5 agosto del 38. E dunque, il Croce scrive a questo Hammer: sono state appena venute fuori le leggi, stanno per venire fuori le leggi razziali in Italia. Dunque, provo orrore per le odierne atroci persecuzioni degli ebrei in Germania e in Austria, scrive Croce. E già da 5 anni ho più volte scritto come potevo in loro difesa degli ebrei, con note polemiche e con richiami storici, e ho colto tutte le occasioni per attestare la mia stima agli amici tedeschi di origine ebraica. Disgraziatamente, ora, anche in Italia è stata, a un tratto, improvvisamente, iniziata un'azione razzistica e antiebraica, che non si sa ancora quali forme pratiche assumerà, ma che voglio augurarmi che non sia duratura. In Italia non vi è mai stato antisemitismo, e l'elemento ebraico cooperò per la sua parte al risorgimento nazionale. Che cosa dirle, caro signore? Quel che accade dinanzi agli occhi stupiti, ai nostri occhi stupiti, quel che accade dinanzi ai nostri occhi stupiti, esce fuori da tutti i sentimenti e da tutti i costumi nei quali gli uomini della mia generazione furono educati e che tenevano sacri. Cioè, lui, guardate che questo documento è un documento molto interessante, perché c'è uno storico che si chiama Turi, molto importante, che ha scritto tra l'altro una biografia di Gentile molto importante, un storico bravissimo, che a un certo punto dice: Croce è stato l'unico a prendere posizione contro, in maniera netta, in maniera precisa, contro la politica razzistica del fascismo e contro le teorie razzistiche. Ora, io non so se sia stato proprio l'unico. Certamente sono stati pochissimi gli intellettuali italiani che hanno assunto una posizione netta come quella di Croce. Croce, in questo caso, c'è proprio il passaggio chiaro, no? Ci sono le leggi razziste, Croce scrive contro le leggi razziste. C'è poco da fare, è chiarissimo questo passaggio. Teniamo presente che l'eccezionalità di questo documento è che la maggior parte degli intellettuali italiani, dei professori di università, degli accademici italiani, in qualche modo se ne fecero una ragione di quello che accadeva. In molti casi ne approfittarono, cioè ci sono dei professori ebrei che vennero allontanati dall'università per rimanere all'ambito accademico, e altri ariani che presero, ariani o quello che erano, insomma, che presero il loro posto tranquillamente. L'antisemitismo non è fatto, ripeto, solo degli Evola, che sono dei, lo sappiamo, sono dei fanatici, hanno le loro teorie. L'antisemitismo è fatto anche di un atteggiamento magari passivo, è stata fatta questa distinzione tra antisemitismo attivo e passivo, per esempio da Sarfatti, da uno storico, cioè di gente che si fa andare giù la cosa, sì, se ne fa una ragione. Gentile sarà un po' così. E Croce poi ribadisce in questa lettera i nostri occhi stupiti, cioè dice: è incredibile che in Italia possa accadere una cosa di questo genere. È incredibile perché in Italia di antisemitismo, secondo Croce, non c'è mai stato. E soprattutto gli ebrei hanno cooperato al nostro risorgimento, gli ebrei sono parte integrante della nostra vita, della nostra vita nazionale. Mi sembra che anche questa presa di posizione di Croce rifletta una certa sorpresa che è stata di Croce, ma è stata anche di tanti altri, tanti ebrei, per esempio, di tanti ebrei fascisti, per esempio, che improvvisamente si vedono perseguitati da parte del regime. Forse la preparazione delle leggi aveva avuto una storia più profonda, più lunga, però certamente per moltissime persone, per gli occhi stupiti di Croce e per tante vittime, fu qualcosa di assolutamente improvviso. Ci sono delle testimonianze anche di diari di ebrei che si ritrovano da un giorno all'altro fuori dalla scuola, per esempio ragazzi che non vanno più a scuola. Ecco, questo aspetto emerge dalla posizione di Croce, ma soprattutto, torno a ripetere, Croce, ci sono le leggi razziste, Croce immediatamente scrive questa cosa qui, pubblica questa cosa qui, la manda al rettore dell'Università di Stoccolma. Tenete presente che Croce era adesso non so se fosse l'italiano più famoso del mondo, però era un'autorità, era conosciuto in tutto il mondo, poteva tranquillamente essere l'italiano più famoso del mondo. Poi l'altra cosa che vi leggo di Croce, molto rapidamente, che è interessante perché tira in ballo Heidegger, è invece una nota del 1934, anche qui una brevissima noticina.
che si intitola Un teologo e un filosofo. Il teologo è Karl Barth, che è un teologo molto importante protestante, che aveva preso posizione contro Hitler. E Croce, che non aveva nulla a che vedere con la posizione di Barth, spiritualmente non c'entrava niente con la teologia protestante di Barth, loda la presa di posizione di Barth, che si è opposto, ha saputo opporsi, ha saputo prendere posizione, Barth era svizzero, ha saputo prendere posizione contro il regime di Hitler. Un teologo e un filosofo. Il filosofo è Heidegger, invece. Heidegger viene preso di mira perché, e soprattutto viene preso di mira il famoso discorso del rettorato di Heidegger. Perché Heidegger, come ricordavo anche prima, è stato rettore a Friburgo, rettore con una politica iscritto al nazismo, con una politica aderente alle direttive, è stato nazista, insomma. Come presenta questo fatto Croce? Adesso, non trovo, dunque, è... dunque, no, la questione ebraica dovrebbe essere questa. Scusate, ma ho sbagliato libro. Allora, sta parlando del discorso del rettorato. Heidegger non vuole che la filosofia deve essere soltanto tedesca e soltanto per i tedeschi, scrive Croce a proposito di Heidegger. E poi dà un giudizio sulla genericità della filosofia di Heidegger e poi dice... Oggi, con questo discorso del rettorato, Heidegger si sprofonda di colpo nel gorgo del più falso storicismo, in quello che la storia nega, per il quale il moto della storia viene rozzamente e materialisticamente concepito come asserzione di etnicismi e di razzismi, come celebrazioni delle gesta di lupi e volpi, leoni e sciacalli. Assente l'unico vero elemento attivo della storia, che è l'umanità. Quindi, è una filosofia razzista, usa il termine razzismo, non manca l'umanità e gli uomini sono ridotti, proprio perché la prospettiva diventa razzista, secondo Croce, sono ridotti a lupi, sciacalli, volpi e leoni. E poi dice Heidegger ha prostituito la filosofia, cioè lui che è un filosofo dovrebbe difendere il vero e invece si è asservito ha messo la filosofia, ha messo la sua cultura al servizio di Hitler, al servizio del nazismo. Allora, cos'è l'aspetto interessante di questo intervento? L'aspetto interessante è che Croce, in questo giudizio che lui dà a proposito di Heidegger, dà un giudizio, soprattutto un passaggio. Heidegger ha prostituito la filosofia, si è prestato al gioco del nazismo, il filosofo Heidegger, dunque Heidegger è un razzista. C'è un nesso immediato che viene fatto da Croce tra nazismo e razzismo. Cosa voglio dire? Per noi è un nesso, io penso che valga per molti, anche nel linguaggio comune. Quando uno dà del nazista a uno, si sa benissimo che allude al razzismo, allude a una posizione di questo genere. Ecco, tenete presente che negli anni 30 in Italia, ma non solo in Italia, questo nesso, che potremmo dire anche in forma un po' più forbita, potremmo dire, diciamo, l'antisemitismo e il razzismo sono aspetti strutturali di un fenomeno complesso come il nazismo. Lo sappiamo, cioè sono proprio cose per capire il nazismo bisogna sapere che c'è il razzismo come elemento del nazismo. E Croce lo dice qui. Heidegger è nazista, dunque è razzista, gli dice così praticamente. Ecco, questo nesso tra i due concetti di razzismo e di nazismo era tutt'altro che scontato. Ci sono tantissimi intellettuali italiani, ma lo stesso Gentile, potrei fare degli esempi tratti proprio da Gentile, in cui il termine nazismo, che per noi richiama immediatamente il problema del razzismo, questo nesso non viene assolutamente colto. In Croce c'è. In Evola c'è, per esempio. Evola è molto più facile da capire per noi rispetto a Gentile, perché sapete, se avete fatto il mito del sangue, vedete che Hitler, per esempio, il nazista, è messo in una posizione del mito del sangue a suo modo culminante. Poi non è che amasse tantissimo Hitler Evola, però lo mette in una posizione in cui esalta l'antisemitismo di Mein Kampf. Mentre invece vi posso segnalare che nelle... tanti altri lettori del Mein Kampf italiani di questi anni, magari l'antisemitismo del Mein Kampf non lo mettono in primo piano, che è una cosa stranissima per noi. Ecco, Croce, a suo modo, invece questo nesso tra
nazismo e antisemitismo e razzismo, lo coglie e lo sottolinea. Non so se sia l'unico a farlo, però sicuramente è tra i pochi che coglie questo aspetto. Dunque, io adesso cosa faccio? Mi fermo un attimo. Come preferisci, Giovanni, se vuoi continuare e concludere, per noi va bene. È a tua scelta. Possiamo fare un'interruzione se vuoi fare una cesura tra Croce e Gentile. Decidi tu. Come è una, mi rimetto alle vostre abitudini, non ho problemi. Allora facciamo così, facciamo una pausa di 10 minuti e ci ritroviamo proprio alle 10 puntuali qui sulla piattaforma. Va bene, d'accordo. Per adesso, allora, grazie. Grazie. Grazie, a dopo. A dopo, grazie.
Allora, forse possiamo riprendere il seminario. Non so se Giovanni è online. Mi vedi? Mi senti? Adesso dovrai parlare per poterti vedere, perché come sai... Sì, sì, mi senti? Io sì. Sono, mi pare di essere collegato. Sì, sì, perfetto, ti sento Giovanni, grazie. Allora, noi se vuoi possiamo proseguire, le domande sarebbero già molte perché già tutta una prima parte è molto interessante. Devo dire che è veramente un'esposizione molto chiara che aiuta anche molto me per quello che riguarda il corso. Però ti cedo subito la parola, magari ti serviamo nella parte finale poi degli interventi e delle domande, se tu sei d'accordo. Va bene, va bene. Perfetto. Allora vado avanti, proseguo. Quindi, la mia, quello che abbiamo visto, secondo me, appunto, è che Croce è, se non l'unico, tra i pochi a prendere posizione per gli intellettuali italiani in maniera così netta nei confronti del nazismo, coglie questo nesso tra nazismo e razzismo, e l'abbiamo visto nell'esempio di Heidegger, è un Croce che gioca di rimessa, nel senso che appunto legge, reagisce a quello che stava succedendo in Germania e non solo in Germania, quello a proposito della... Poi Croce scriverà anche, farà delle osservazioni un po' meno felici a proposito dell'ebraismo, del semitismo, della cultura ebraica e della tradizione ebraica, ma lascerei da parte questo aspetto. Esprime il proprio volta stomaco per queste, l'abbiamo visto, rivolta di stomaco nei confronti di queste teorie, e coglie anche l'aspetto nuovo, dirompente delle leggi razziali, nel senso che guarda queste leggi con occhi stupiti, e in effetti per molti fu una sorpresa. Sicuramente fu una iniziativa che andava contro a un processo che era iniziato addirittura con la Rivoluzione francese, di progressivo allargamento della platea di persone che partecipavano alla comunità. Qui invece venivano espulsi, improvvisamente veniva espulso un elemento che era l'elemento ebraico. E Croce, soprattutto, ripeto, era, secondo me, è molto facile da leggere, molto facile da capire. Pubblicazioni, cose pubblicate, cose nelle quali dice chiaramente, con categorie anche abbastanza familiari per noi, per un lettore di oggi, dice molto chiaramente le proprie posizioni. Ora passiamo invece al caso Gentile. Il caso Gentile è molto più difficile, ha suscitato diverse polemiche tra gli storici, ci sono coloro che hanno difeso in qualche modo Gentile, magari facendo riferimento al fatto, come dicevo prima, che era un filosofo e che la sua filosofia, per esempio, adesso vi leggerò un esempio di filosofia di prosa attualistica per farvi vedere come la sua filosofia parte, e il suo punto di partenza filosofico è distantissimo da quello del razzismo. È incompossibile, per usare l'espressione di Sasso, che Sasso usa a proposito di Gentile, con quella del razzismo. Altri invece hanno condannato in maniera anche molto pesante Gentile per la propria compromissione con il regime fascista. Gentile, anche qui, figura estremamente complessa. Vi ho detto l'iniziale vicinanza a Croce, ci siamo nutriti l'uno del sangue dell'altro, scrive. C'è un epistolario meraviglioso, interessantissimo, tra i due, fino al 25, che fa vedere le tensioni, le vicinanze, la politica culturale portata avanti insieme, la battaglia culturale comune. Gentile che soprattutto in questo caso però noi vedremo il Gentile fascista poi alla fine, perché diventerà ministro all'inizio del governo Mussolini, sarà per un certo periodo ministro della pubblica istruzione, soprattutto da parte di Gentile. Io penso che esistano, forse l'evento decisivo nella storia di Gentile e che spiega molte sue prese politiche è la Grande Guerra e la reazione che lui ha di fronte alla Grande Guerra però indubbiamente Gentile sposa la causa fascista fino alla morte, letteralmente fino alla morte, perché sapete che verrà ucciso nel 44, nell'aprile del 44, dopo una presa di posizione ancora una volta a favore del fascismo. Siamo nell'Italia spaccata in due, nell'Italia nel pieno della guerra, di una guerra che era ormai persa per la Repubblica Sociale, eppure si mantiene fedele a Mussolini e arriverà fino alla morte. Questa fedeltà a Mussolini.
una presa di posizione a favore del fascismo, per cui il fascismo è veramente l'anima della nuova Italia, non è un partito il fascismo. Adesso vi leggo una frase di Gentile, perché alla fine penso che sia determinante, cioè è tratta da un discorso che lui ha dal programma per l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, è del 27 questo, per dare l'idea di come abbia aderito, secondo alcuni, in maniera addirittura ingenua. E lascio da parte poi tutte le discussioni infinite tra gli storici che riguardano il nesso tra la filosofia di Gentile, una filosofia già strutturata ben prima dell'avvento del fascismo, che è la scelta politica di Gentile. È un problema grandissimo questo qui, anche qui svolto nella maniera più disparata dagli storici. Però il nostro ideale, scrive Gentile nel 27, è quello dell'Italia, di un'Italia fascista che coincida con l'Italia, cioè il fascismo coincide con l'Italia, di un partito che, fattosi Stato, sia la nazione stessa, Stato scritto in maiuscolo, la quale nazione deve a grado accogliere in sé effettivamente e non solo nominalmente, nella storia e non nello Stato civile, tutti gli italiani e tutti educarli, tutti stringerli in questa nuova fede. Ecco, il fascismo quindi non è un partito come gli altri, ma è l'Italia poi alla fine. L'Italia deve riconoscersi nel fascismo. È la nuova fede, c'è un tratto addirittura religioso e una considerazione smisurata di Gentile nei confronti di Mussolini, che gli appare veramente come un uomo della provvidenza, non l'ha detto lui, ma è un italiano di razza, come l'ha chiamato in un'occasione. Ecco, questo è il fascismo secondo Gentile. E di Gentile fascista ricordo, appunto, è stato ministro del fascismo, è stato, non, anche qui non lasciamo da parte la presunta egemonia della cultura attualistica gentiliana sulla cultura fascista, non coincidono le due cose. Ci sono tante voci all'interno del fascismo, molte anche contro Gentile. Però indubbiamente Gentile è stato una voce importante, questo sicuramente sì, anche molto potente, era una piccola potenza editoriale, per esempio, lo è stata negli anni 30, insomma, sapeva farsi valere Gentile. Ricordo due episodi, il primo è l'episodio dei manifesti, Gentile che scrive il manifesto degli intellettuali fascisti e risponderà a croce con quello degli antifascisti, ma l'intento era appunto di creare questa compattezza, di riunire tutti gli studiosi italiani in questa nuova fede, in questo partito fascista, che era più di un partito, era l'Italia stessa. E poi un episodio che ricorderò anche più avanti, che è del 31, cioè l'obbligo per i professori universitari di prestare giuramento al fascismo. Tutti sapevano, il ministro si chiamava Balbino Giuliano quando è successo questo, che filosofo di poco conto, però tutti sapevano, era il segreto di Pulcinella, lo scrive Levi della Vigna, era il segreto di Pulcinella che era Gentile che aveva avuto questa idea del giuramento. Anche qui per riunire, per ricompattare nel partito fascista, sotto la fede, sotto l'insegna del partito fascista che vale l'Italia, tutta quanta la classe intellettuale italiana. Un successo, perché su 1200 a non giurare furono in 11. Quindi fu un successo questa iniziativa di Gentile. E quindi è un Gentile fascistissimo quello del quale parliamo. Certo, la filosofia di Gentile è stato sottolineato, e qui rimando magari, io non so se avete letto qualcosa del saggio di Gennaro Sasso su Gentile, il nazionalsocialismo, che lo cito parecchio e lo critico anche un po' nel mio libro, però indubbiamente Sasso imposta la sua, Gennaro Sasso è un filosofo molto importante, anche uno storico della filosofia italiana e non solo, molto importante, sottolinea appunto quella che avevo detto, dunque, attualismo e razzismo sono termini ripugnanti, il razzismo deve essere, è estraneo alla prospettiva di Gentile per i presupposti filosofici di Gentile. Da un certo punto di vista certamente ha ragione Sasso, i presupposti filosofici di Gentile sono completamente diversi rispetto a quelli del razzismo, cioè è un idealismo, una forma estrema di idealismo, quella gentiliana, l'attualismo gentiliano. E dunque, è una filosofia del pensiero, non della materia. Io avevo preso, scusate, una citazione un po' generica, ma per darvi l'idea della... Poi magari
Scusate, ho perso la citazione. 407. Dunque, chi dice fatto spirituale dice spirito, e dire spirito è dire sempre individualità concreta, storica, soggetto che non è pensato, ma attuato come tale. Non dunque spirito e fatto spirituale la realtà spirituale, ma puramente e semplicemente spirito come soggetto. Adesso io vi ho letto, ho pescato una frase un po' a caso della filosofia attualistica, ma per darvi l'idea di come sicuramente ha ragione Sasso, l'orientamento di fondo, il presupposto di fondo della filosofia gentiliana è una forma di idealismo che pone l'uomo, l'attività umana, il pensiero umano come vero soggetto, nega completamente l'oggetto e nega soprattutto si pone come radicalissima, forma più radicale possibile di antimaterialismo, e il razzismo invece è una prospettiva, sicuramente nella versione scientifica o pseudoscientifica, che il razzismo del sangue, della razza, la filosofia della razza del nazismo, è quanto di più opposto esista alla prospettiva gentiliana. Certo, questa è un'affermazione anche un po' generica però, nel senso che se in croce, come dicevo prima, secondo me è possibile individuare una categoria, quella dell'attivismo, sviluppata anche in maniera autonoma, già ben prima degli anni 30 da Croce, che permette di comprendere, di capire come mai Croce prenda così netta posizione contro quelle teorie che danno il voltastomaco del razzismo. In Gentile sono pochissime le prese di posizione specifiche, nel filosofo Gentile sono poche le prese di posizione specifiche prima del 38 soprattutto, che parlino, che accennino al problema della razza. Certo, possiamo leggere nella logica di Gentile, che è una delle opere sistematiche più importanti, che la razza è una categoria pseudostorica, quindi non serve per capire la storia, ci fa intendere l'uomo non come attore, ma come qualcosa di passivo, spiegato a partire dalla materia. Quindi pseudostorica non vale nulla, il razzismo non vale nulla, lo dice Gentile. Riguardo all'antisemitismo ci sono delle... non è un problema, verrebbe da dire, nel senso che Gentile accoglie, tra i suoi filosofi preferiti c'è Spinoza, per esempio, che è ebreo, e non c'è nessun problema a parlare di Spinoza, semplicemente il problema non esiste, verrebbe da dire. Oppure, più significativo, magari vi leggo una frase che è tratta, in questo caso, dalla dottrina del fascismo, che sapete è lo scritto della Treccani, dell'Enciclopedia Italiana, firmato da Mussolini, ma sapevano tutti che l'aveva scritto Gentile. E anche qui, nella dottrina del fascismo, che qui Gentile è nella veste più ufficiale possibile, perché scrive appunto a nome di Mussolini, col nome di Mussolini, non razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'idea che è volontà di esistenza e di potenza, coscienza di sé e personalità. Questo è il popolo. Non è una razza, è coscienza di sé, è personalità, azione, che si afferma nella storia, ma non è una razza. E questo lo scrive anche, ripeto, questa cosa la scrive Gentile, anche se è firmata da Mussolini, e è importante sottolinearlo. Quindi Gentile, sicuramente, il filosofo Gentile non è razzista, non si occupa in maniera specifica dei temi del razzismo, però noi siamo qui a parlare del problema di Gentile e il razzismo. E come vi dicevo, Gentile e l'antisemitismo, Gentile e le leggi razziali, è un problema che è stato dibattuto moltissimo, che ha suscitato molto interesse negli storici. Come vi dicevo, il motivo poi alla fine è 1938, questa data, è il fatto che l'Italia a un certo punto sceglie il fascismo, sceglie una politica razziale, e il fatto che Gentile, abbiamo visto che cosa è il fascismo per Gentile, abbiamo visto che Gentile si mantiene fedelissimo fino alla morte, letteralmente fino alla morte, al fascismo. Ora, io rimandando anche a quell'articolo che dicevo prima, per chi magari vuole delle indicazioni più precise, ma ho fissato tre episodi che hanno visto Gentile come protagonista e che hanno a che fare con i temi dei quali stiamo parlando. Tre episodi che, ripeto, sono molto difficili da decifrare, però sono indicativi dei problemi che uno storico della filosofia
che si occupa di Gentile trova quando deve occuparsi del tema di Gentile e delle leggi razziali, ma più in generale anche della figura di Gentile che, come vedremo, secondo me perlomeno è, ha un modo di fare un po' contorto in molti casi, molto, molto difficile, un po' sfuggente per noi, per lo storico. I tre episodi sono legati. Il primo è il caso Christeller, legato a, adesso vi dirò in due parole chi era Christeller, uno studioso ebreo che viene protetto, viene difeso da Gentile, fino a un certo punto viene difeso da Gentile, che si trovava in Italia e viene difeso da Gentile. Il secondo è una commemorazione che Gentile fa nel 42, quindi quando ci sono le leggi razziali, di un suo maestro che si chiamava Alessandro D'Ancona, che è uno studioso di letteratura italiana ebreo, e il terzo è un episodio tipico di Gentile, tipico perché, come vi dicevo prima, Gentile, dopo le leggi razziali, aiuta un sacco di persone, aiuta un sacco di colleghi, soprattutto di colleghi accademici, filosofi e non filosofi, tantissime persone che vengono aiutate da Gentile, che vengono espulse dall'università, ebrei che vengono espulsi dall'università, e che Gentile aiuta a trovare una nuova occupazione, aiuta, sì, sì, da fare. Vedremo l'esempio di Rodolfo Mondolfo. Mondolfo è un importantissimo storico della filosofia, filosofo, storico della filosofia, anche attivista politicamente molto distante da Gentile, perché era socialista. Ecco, e Gentile, quando ci sono le leggi razziali, Gentile si dà da fare per aiutare questo collega, questo amico, anche erano in buoni rapporti, e questo qui scapperà in Argentina e magari gli salva anche la vita, chi lo sa, visto poi come sono andate le cose, riuscirà a trovare un posto a Mondolfo in Argentina, a Cordova, all'Università di Cordova e poi a Tucumán, a San Miguel de Tucumán. Allora, il primo è il caso Christeller, vi ho detto. Allora, il caso Christeller è legato a un importantissimo storico della filosofia, del neoplatonismo rinascimentale di Ficino, che si chiamava Paul Oscar Christeller. Era stato allievo di Heidegger ed è stato costretto a un certo punto, è arrivato in Italia e a scappare, insomma, dalla Germania. È uno di quei fuoriusciti tedeschi, ebrei tedeschi della Germania, che per un certo periodo trovano rifugio in Italia. Se qualcuno vuol farsi un'idea di questa situazione, c'è un libro di uno studioso che si chiama Voigt, che è interessante, ma soprattutto è bellissimo, andate a leggervi La mia vita in Germania di Karl Löwith. Karl Löwith, un allievo di Heidegger, un libro bellissimo, che è molto appassionante, molto. E c'è un capitolo di Karl Löwith, anche lui, un giorno romano, di lui che appunto fugge in quanto ebreo, che poi lui dice anche, io non sapevo neanche di essere ebreo, io ho combattuto per la Germania, mi ritrovo scacciato dalla mia patria, per un certo periodo trova rifugio in Italia e poi sarà costretto addirittura a scappare in Giappone e poi negli Stati Uniti, perché poi anche l'Italia diventa invivibile per lui. E ci sarà un giudizio durissimo di Karl Löwith sul fatto che l'Italia appunto ha accolto prima questa gente qui e poi l'ha scacciata via. Uno di questi, cioè, di questi personaggi ebrei tedeschi che trovano inizialmente rifugio in Italia si chiama appunto Paul Oscar Christeller, grandissimo studioso, muore nel 1999 se non sbaglio, quindi in tempi abbastanza recenti, vecchissimo, era stato allievo di Heidegger. Giovanni, ti abbiamo perso. In quel periodo. Giovanni, ti abbiamo perso. Aia. Credo che il tuo collegamento stia andando forse non benissimo, perché ti abbiamo perso. Pazientiamo un secondo, vediamo che succede. Aia, aia, aia. Niente, abbiamo perso il nostro relatore. Vediamo se riusciamo a risentirlo presto. Ok, un intervento veramente molto, molto, molto bello, molto, molto chiaro. Vedete quanto sia complessa la questione
relativa al razzismo e a Gentile, una questione veramente non facile da risolvere. Chissà. Però professore, molto interessante. Sì. Volevo approfittare di questa breve pausa, visto che il professore... Sì, carissima. Prego. E volevo chiederle, ricordo di aver letto che Gentile alla fine... poi del fascismo, insomma, quando vennero condannati tutti i fascisti, sì. Disse che era stato obbligato a prestare giuramento, che pur di mantenere la cattedra, giurò anche lui. Invece oggi il professore ha detto che in realtà fu una sua idea. Sì, infatti mi sembra strana questo tuo ricordo. Eventualmente dovresti dirmi da quale fonte, così lo posso verificare, però... mi sembra molto improbabile. Allora, mi senti? Sì, Giovanni, adesso ti sentiamo. E c'è stato un problema forse con la tua linea, credo. Secondo me era la mia linea, sì. Sì, no, sono piuttosto sicuro perché lo vedo dall'analisi del flusso. Però ti diamo subito la parola. Dunque, quindi ero arrivato dove? Christeller l'avevo... Christeller abbiamo sentito il fatto che fosse allievo di Heidegger e facevi un paragone con Löwit e col destino di alcuni allievi. Prego. Alcuni allievi, ho detto che di andare a leggervi Karl Löwit, che La mia vita in Germania è un bellissimo libro, dove parla appunto di questo, di Löwit, parla del suo soggiorno in Italia, della condizione di tanti di questi studiosi tedeschi che inizialmente trovarono rifugio in Italia. Christeller era un grandissimo studioso della filosofia rinascimentale di Ficino, Gentile, che aveva un fiuto straordinario per cogliere, per capire il valore degli studiosi. Beh, con Christeller non ci vuole un grande fiuto, perché lo capiva chiunque, capisce di avere a che fare, conosce Christeller e capisce di avere a che fare con un fuoriclasse, con uno bravissimo, insomma. E lo vuole come lettore alla Scuola Normale di Pisa, una scuola, adesso si direbbe di eccellenza, come si usa con un termine di cui ormai si abusa, una scuola di altissimo livello, capisce di avere per le mani un grandissimo studioso e lo vuole alla Scuola Normale di Pisa. Gentile fa di tutto per difendere Christeller, fa di tutto per fargli ottenere la cittadinanza italiana, dice ti faccio diventare italiano così sei al sicuro, perché questo qui era in qualche modo perseguitato e osteggiato dai tedeschi, perché lui era cittadino tedesco. Poco lungimirante evidentemente Gentile, perché poi la cittadinanza non sarebbe servita a nulla nel 38 dopo le leggi razziali. Si muove fino addirittura a chiedere udienza direttamente a Mussolini per difendere la causa di Christeller. Lo vuole all'interno della Normale come lettore di tedesco, ma i tedeschi lo osteggiavano perché avevano evidentemente voce in capitolo nella scelta del lettore di tedesco nelle scuole italiane. Insomma, si spende a più non posso per la causa di Christeller, lui e il suo collaboratore che si chiamava Chiavacci, Gaetano Chiavacci. Però a un certo punto la posizione di Christeller, dopo le leggi razziali italiane, diventa insostenibile. Anche in quel caso Gentile farà di tutto, si darà da fare per trovare a Christeller una sistemazione alternativa e poi Christeller, scrivendo una lettera molto accurata, molto, molto, molto riconoscente nei confronti di Gentile sulla motonave Vulcano che mi pare partisse da Palermo, l'ultima lettera la scrive a Gentile ringraziandolo per tutto quello che ha fatto, perché Gentile in effetti si è speso a più non posso per la causa di questo Christeller. C'è uno studioso che si chiama Simoncelli, Paolo Simoncelli, ha scritto un libro sulla Normale di Pisa dove si occupa, secondo me, io non sono d'accordo su tutto quello che su alcuni aspetti della sua impostazione, ma fornisce, se qualcuno vuole andare a vederselo, pubblicato da Franco Angeli, fornisce tantissimo materiale, tantissimi documenti interessantissimi riguardo lettere, soprattutto comunicazioni tra Gentile e Chiavacci, per esempio, questo suo collaboratore, che testimoniano di questa iniziativa, di questo impegno di Gentile a favore dell'ebreo Christeller. Ora, è fuori di dubbio, quindi, Gentile si è dato tantissimo da fare. Ma come dobbiamo giudicare, come dobbiamo valutare noi storici questo comportamento di Gentile? Noi avevamo visto prima Croce, quando parla dell'antisemitismo e del razzismo, vi ho detto, è tutto facile, è facilissimo. Croce scrive in maniera diretta
non c'è bisogno di far fatica per interpretarlo. Sono pubblicazioni, sono cose che venivano date alle stampe e nelle quali di facilissima interpretazione. In questo caso invece noi, in primo luogo, abbiamo a che fare con tutta una serie di documenti che ci permettono di ricostruire la posizione di Gentile riguardo al problema degli ebrei, a questo problema riguardante l'ebreo Cristello, ma sono tutte documentazioni indirette, documentazioni che spesso sono lettere private, lettere a degli amici, a dei collaboratori strettissimi. Mi sentite? Sì. Sì. A collaboratori strettissimi, ad amici come questo Chiavacci, per esempio. Comunicazioni private, non pubbliche. Quindi il materiale che lo storico si trova a dover interpretare è di natura molto diversa rispetto a quella di Croce, rispetto a quello che abbiamo visto nell'esempio negli esempi che abbiamo visti di Croce. Gentile fa di tutto per Christeller, dicevo prima, veramente si dà tantissimo da fare, però notiamo anche come Gentile pubblicamente non prenda mai una posizione, è molto molto attento, molto accorto, non prende mai una posizione che possa suonare eterodossa, che possa suonare eccessivamente urtante per il regime, che possa comprometterlo politicamente. Gentile è molto attento da questo punto di vista, era tutt'altro che uno sprovveduto dal punto di vista politico. Quindi lui, è vero, fa di tutto per Christeller, però è anche attento a far di tutto, ma senza compromettersi nella sua dimensione pubblica. Quindi un limite se l'è posto. Il limite dato dalle direttive del regime del fascismo se l'è posto. Non è un contestatore, non è un rivoluzionario. Cioè, lo dico perché per delimitare il campo d'azione di Gentile. Ma anche questo, che giudizio dare di questo comportamento di Gentile? Un comportamento più eroico, magari, qualcuno avrebbe dovuto contestare apertamente le decisioni antisemite del regime e quindi difendere pubblicamente Christeller. Sì, è vero, è facile dirlo, però è anche un comportamento che l'avrebbe bruciato politicamente, non gli avrebbe consentito di portare a Christeller e a tante altre persone un aiuto fondamentale, perché, ripeto, guardate che Gentile probabilmente ha salvato delle vite mandando magari Mondolfo in Argentina, come vedremo. Ecco, io segnalo queste cose, segnalo questi problemi, segnalo questa difficoltà a leggere questi documenti. Poi vedete un po' di farvi anche voi la vostra idea in proposito. Sicuramente però il tema Gentile e le leggi razziali, il materiale che ci troviamo a dover capire, a dover interpretare, è completamente diverso rispetto a quello di Croce, che abbiamo visto prima in Croce, ed è molto ma molto più complesso. E entrano in gioco aspetti politici, la filosofia di Gentile, i rapporti personali di Gentile, la preoccupazione di Gentile per questa scuola normale che era il fiore all'occhiello delle sue iniziative, tutte cose estremamente complesse e molto molto, soprattutto è molto difficile dire è bianco e nero. È difficile, insomma, vi segnalo questa cosa. Una difficoltà, un'ulteriore difficoltà la si trova con il secondo episodio del quale voglio parlarvi, che è una commemorazione. 1942, appena morto un amico di Gentile, che si chiama Michele Bardi, un storico della letteratura italiana, e Gentile è chiamato a commemorarlo a Pisa, siamo sempre a Pisa. E Gentile ricorda di quando loro erano studenti ed erano allievi di un grande storico della letteratura che si chiamava Alessandro D'Ancona. Alessandro D'Ancona era un ebreo. E Gentile prende la parola in questo discorso e pubblica questo discorso e dice: noi che avemmo la fortuna di essere stati alla scuola del D'Ancona, lo ricordiamo maestro di scienze di vita, quello che più di tutti ci fece sentire ed amare nella perennità della storia e nel calore della fede vivente la patria immortale. Un ebreo che ci fa amare la patria fascista. Abbandonarlo oggi all'oblio, questo Alessandro D'Ancona ebreo, abbandonarlo all'oblio ci parrebbe empietà vile, poiché anche nella furia della lotta più aspra si può e si deve serbare la misura e osservare la giustizia. Quindi lui parla di questo ebreo che ci aiuta ad amare la patria, ci ha fatto amare la patria,
parla di un ebreo che deve essere ricordato, non deve essere condannato all'oblio. E un Gaetano, Gaetano De Santis, che è uno storico che scriverà sulla, insomma, era anche amico di Gentile, che sottolineerà, ma tantissimi storici, non soltanto De Santis, sottolineano il fatto che Gentile ha avuto il coraggio e l'onestà, il coraggio di commemorare con queste parole così vibranti, così appassionate, questo studioso, questo suo maestro ebreo, in un periodo in cui gli ebrei sicuramente non potevano essere indicati come maestri di fede vivente nella patria, come li presenta Gentile. Sicuramente è vero, certo, però se noi andiamo a leggere questo discorso, la figura di D'Ancona viene introdotta con una clausola, con una precisazione, cioè Gentile introduce D'Ancona, è presentato come israelita ma d'eccezione, cioè D'Ancona era un'eccezione, era un israelita, perché è chiaro, era ebreo, lo sapevano tutti, però era d'eccezione. Che cosa vuol dire questa formuletta con la quale Gentile introduce la figura di D'Ancona? Che significato ha questo israelita ma d'eccezione? Ecco, se noi andiamo a vedere il regio decreto che sui provvedimenti della razza italiana prevede la discriminazione della discriminazione, prevede che per eccezionali benemerenze ci possano essere degli ebrei che vengono discriminati dalla discriminazione, che vengono salvati dalla discriminazione razziale, che vengono privilegiati. Gentile che cosa sta facendo? Certo, come dobbiamo giudicare, ancora una volta, come dobbiamo giudicare questa presa di posizione di Gentile? Dobbiamo lodare il suo coraggio oppure dobbiamo indicare il fatto che D'Ancona è presentato come israelita d'eccezione e dunque Gentile si muove ancora all'interno di una logica che è una logica fascista, che è la logica delle leggi razziali, che prevede la discriminazione della discriminazione. Ancora una volta è un Gentile attentissimo a non compiere un atto politicamente inavveduto. È molto accorto nell'introdurre questa sua celebrazione di D'Ancona. Voi sapete, è un israelita ma d'eccezione, voi sapete che le regole sono facili a ricordarsi e ad applicarsi, ma è difficile ricordarsi delle eccezioni. Cioè lo sottolinea due volte che è un'eccezione questo D'Ancona. Come interpretare questa presa di posizione di Gentile? Anche qui io mi trovo molto in difficoltà, perché non so fino a che punto lodare, sottolineare il coraggio di Gentile e fino a che punto, ancora una volta, sottolineare come Gentile sia attentissimo, fascista, il fascista Gentile, sia attentissimo a mantenersi all'interno del solco tracciato dalle leggi fasciste. Anche quando... Ecco, sì, vabbè, mi sono segnato, visto che riguarda ancora Gentile, sempre nella Treccani, la voce razza era stata scritta prima delle leggi razziali da un antropologo che si chiamava Gioacchino Sera, che fa una descrizione scientifica, secondo del termine razza, secondo le conoscenze scientifiche del tempo, insomma, abbastanza neutra. Verrà riscritta dopo il 38 da un giornalista razzista, pienamente inserito nel regime, che si chiama Virginio Gaida, che invece dà un taglio politico, la Treccani era diretta da Gentile, teniamo presente, e Gaida scrive, questi ebrei, cioè quelli che poi gli eccezioni, quelli discriminabili nelle discriminazioni, hanno dimostrato con la loro vita e la loro opera di essere spiritualmente inseriti nella vita nazionale e nella storia italiana. Voglio dire, era una cosa assodata, era una cosa ben chiara a tutti che esistevano delle discriminazioni nelle discriminazioni. E Gentile, quando commemora D'Ancona, e ci sono tantissimi storici che dicono, vedete, Gentile ha il coraggio di commemorare D'Ancona, è vero, però lo fa in questa maniera, lo fa in una forma che è una forma, ancora una volta, molto attenta a non urtare, molto attenta alle forme politiche, all'opportunità politica, molto accorta nel non bruciarsi politicamente. Come giudicarlo? Lascio a voi il giudizio. Lo porto come ulteriore esempio di come è difficile
ancora una volta fate il paragone con Croce, di come è difficile leggere e interpretare gli atti, i comportamenti di Gentile riguardo a questo tema del razzismo e delle leggi razziali. E poi il terzo esempio, abbiamo visto Cristella, abbiamo visto D'Ancona, il terzo esempio invece è, sì, però lo introduco, riguarda Mondolfo, come vi dicevo, però lo vi parlo, vi farò un cenno anche a Levi della Vida, che è stato citato poco fa. Dunque, ecco, partiamo proprio dal caso di Mondolfo. Vi ho detto, Mondolfo è un grandissimo studioso, storico della filosofia, ebreo, dopo le leggi razziali lui insegnava a Bologna e si trova a terra, si trova senza un lavoro, non sa più dove sbattere la testa. Chiede aiuto a Gentile e Gentile naturalmente interviene per aiutare questo suo stimatissimo collega e anche amico, erano su posizioni anche politiche diverse l'uno dall'altro, ma erano in buoni rapporti i due. E Gentile scrive in questo caso a un suo collega argentino che si chiama Coriolano Alberini, un filosofo argentino del quale francamente non so dire, conosco solo per questo episodio praticamente, e scrive a questo Coriolano Alberini a Buenos Aires chiedendogli un po' se è possibile piazzare Mondolfo da qualche parte, muovendosi per trovare una collocazione in Argentina per il suo amico Mondolfo. Ora andiamo a vedere come si rivolge a questo, cosa scrive Gentile a Coriolano Alberini. È una lettera, sono due lettere del febbraio e del marzo del 39. Allora, in primo luogo Gentile dice: bisogna aiutare questo valoroso e disgraziato collega che è Mondolfo, disgraziato perché c'erano le leggi fasciste che l'hanno colpito. E poi spiega in questo modo come mai è disgraziato. Egli è stato colpito come israelita dai recenti provvedimenti dello Stato italiano, che una fatalità politica ha costretto ad adottare una rigorosa politica razzistica. Cioè lui sta dicendo che i fascisti, l'Italia ha adottato una legge razziale per una fatalità politica. È la storia che ha costretto l'Italia a fare le leggi razziali, le leggi razziste. Ce l'hanno costretta, è responsabilità del governo, è stata costretta, è la fatalità storica che ha fatto così. Anche qui, che cosa dire? Cioè, abbiamo il Gentile che da un lato aiuta il suo amico ebreo, ho detto magari gli salva anche la vita, gli fa una cosa importantissima per Mondolfo, e dall'altro in questa lettera giustifica di fatto il comportamento dello Stato italiano. Sono delle lettere, sono delle comunicazioni private anche queste. Non so se Gentile pensasse di essere che si era controllato nella corrispondenza, bisogna anche pensare a cose di questo genere, non so. Dico solo che per l'ennesima volta siamo di fronte a un documento estremamente difficile da decifrare. Non solo, ma ci aggiungo anche una cosa, adesso la prendo magari un po' alla larga, cioè ci vedo in questa presa di posizione di Gentile un tratto tipico della personalità del filosofo, un tratto un po' contorto della personalità di Gentile, che però io ritrovo in tantissime occasioni. Vi faccio un paio di esempi partendo dalla testimonianza di Giorgio Levi della Vida. Giorgio Levi della Vida, che abbiamo citato poco fa, non è un filosofo, è un semitista, uno studioso di storia delle religioni. Poi si è occupato anche ha fatto anche il giornalista, il commentatore politico, ma la sua attività è un grandissimo studioso di lingua, letteratura e di cultura araba e ebraica, forse uno dei più autorevoli del Novecento, grande personaggio. Dunque, Levi della Vida però è famoso presso gli studiosi di filosofia e gli studiosi di Gentile in particolare, perché ha avuto a che fare con Gentile. Racconta i suoi rapporti con Gentile in un capitolo di un libro meraviglioso che si intitola Fantasmi ritrovati, che è un libro di ricordi di questo Levi della Vida, che racconta di vari personaggi che lui ha incontrato durante la sua vita. Uno tra questi è il collega Gentile, come lo chiama. C'è un bellissimo ritratto di Gentile scritto da Levi della Vida. Levi della Vida però è noto anche perché, come ricordavo prima, nel 1931 i professori universitari italiani sono costretti a giurare fedeltà al fascismo.
o giuri fedeltà al fascismo oppure lasci l'università. Questo era il principio, il succo della questione. Il ministro che porta avanti questa operazione si chiama Balbino Giuliano, ma come scrive lo stesso Levi della Vida nei Fantasmi ritrovati, era il segreto di Pulcinella. Lo sapevano tutti che l'idea, la trovata del giuramento ce l'aveva avuta Gentile e che la portava avanti, la ruminava da un bel po' di tempo questa cosa. Levi della Vida è uno dei pochissimi, 11, 12, il numero non è chiaro, però sono pochissimi praticamente. Pensate che i professori erano più di 1200 e soltanto 11 o 12 si rifiutano di votare, di prestare giuramento. Levi della Vida era collega di Gentile a Roma e lui nei Fantasmi ritrovati ricorda un episodio, ricorda di non aver giurato, dà una giustificazione politica della sua decisione di non giurare, sarà costretto poi andare a lavorare in Vaticano, collaborerà con l'enciclopedia e poi emigrerà dopo il 39 negli Stati Uniti. Ma ricordo un episodio abbastanza sconcertante, cioè c'è la seduta di facoltà, la seduta in cui viene deciso che tre dei professori dell'Università di Roma, dove c'era Gentile, dove c'era Levi della Vida, si rifiutano sono scacciati dal consiglio di facoltà perché si sono rifiutati di prestare giuramento, e pare che Gentile abbia alzato la mano, abbia preso la parola in questo consiglio di facoltà e abbia lodato il coraggio di questi professori che si sono rifiutati di giurare. E Levi della Vida, quando gli racconta il suo collega Nallino, gli racconta questa cosa, dice: ma come si spiega questa cosa? È lui che mi scaccia dall'università e poi si mette a fare la lode del mio coraggio, ma come mai fa così? E lui si dà questa spiegazione: quelle di Gentile erano lacrime di coccodrillo. Questa è la prima cosa che mi viene da dire, dice Levi della Vida. Ripensandoci su, mi accorgo di essere stato cattivo. Erano sì lacrime di coccodrillo, ma di un buon coccodrillo, di un coccodrillo al quale veramente dispiaceva che l'inesorabile processo dialettico della storia lo avesse costretto a mangiare le sue vittime, cioè a scacciare dall'università Levi della Vida, e ora piangeva su di loro in assoluta sincerità di cuore. Allora abbiamo un Gentile, buon coccodrillo, gli dispiace che Levi della Vida, per cui lui aveva una grandissima stima, ma anche gli altri, anche De Santis, oppure Martinetti, poi vi dirò due cose su Martinetti, ma gli dispiace che Levi della Vida debba lasciare l'università. Però il processo, l'inesorabile processo del dialettico della storia, cosa fa? Ci costringe a fare così. Per cui la storia va avanti, Levi della Vida è fuori dall'università, versiamo le nostre lacrime sincere, però le due cose convivono. Vi faccio un altro esempio legato a Martinetti. Nel 1926 c'è un congresso di filosofia a Milano, organizzato da Piero Martinetti, che è un filosofo nemico di Gentile, che ha dei contrasti anche duri per vari motivi con Gentile. Un congresso che Martinetti vuole organizzare in assoluta libertà rispetto al fascismo, ma rispetto anche alla presenza dei molto forte, molto influente, molto ingombrante dei cattolici di Padre Gemelli. Succede un pandemonio, cioè verrà sospeso questo convegno e ci sarà tantissime discussioni, ma un intervento pubblico durissimo di Gentile contro Martinetti, contro l'organizzatore del convegno. Gentile, che aveva una grandissima stima di Martinetti come filosofo, ma va giù durissimo, sono manganellate letteralmente che lui dà in questo caso al Martinetti antifascista. E questo è consegnato a un articolo di un giornale che poi viene spesso citato quando si parla dei rapporti tra Gentile e Martinetti. Poi però si viene a sapere, quando soprattutto, sì, probabilmente la fonte sembrerebbe essere buona, sembrerebbe essere Gioele Solari, una persona molto vicina a Martinetti, che in quegli stessi mesi Gentile, figura molto influente nella cultura fascista, come dicevo, fa di tutto per difendere Martinetti in questo modo, perché Martinetti stava tenendo dei seminari sulla figura di Gesù Cristo all'Università di Milano, ma Martinetti era un eretico, da un'interpretazione di Gesù completamente distante dal cattolicesimo. E a Milano c'era il Padre Gemelli, c'erano i neoscolastici, c'era la cattolica, Martinetti tiene questi seminari
viene contestato, c'è chi vuol fare sospendere questi seminari e pare che Gentile sia intervenuto per difendere la libertà di espressione di Martinetti. Cioè Gentile nello stesso, immagino negli stessi mesi, perché si riferisce a questi stessi mesi, da un lato pubblicamente bastona Martinetti, interviene a gamba tesa su Martinetti per la storia del convegno, e dall'altro sottobanco, per usare un'espressione di Carlo Dionisotti, sottobanco fa di tutto per difendere la libertà di Martinetti di parlare del Gesù Cristo come vuole lui. Torniamo alla lettera di Mondolfo dal quale sono partito. Anche qui, che cosa abbiamo? Abbiamo un Gentile che da un lato giustifica le leggi razziali. Il Mondolfo è stato colpito come israelita dai recenti provvedimenti dello Stato italiano, che una fatalità politica ha costretto ad adottare una rigorosa politica razzistica. È stato costretto lo Stato italiano. Dall'altro fa di tutto sottobanco per difendere la posizione di Mondolfo, per mandarlo in Argentina, per garantirgli un posto in Argentina, per trovare un posto a questo valoroso e disgraziato collega. Con Levi della Vita, l'esempio di Levi della Vita, la dialettica della storia ci ha costretto a fare la storia del giuramento. Però Levi della Vita merita una lacrima, il buon coccodrillo versa una lacrima per Levi della Vita, perché Levi della Vita è un grande studioso. Martinetti va bastonato pubblicamente con questo intervento durissimo contro il convegno, però va difesa la libertà di espressione di Martinetti sotto banco, in qualche modo, perché Martinetti è un bravissimo filosofo e quindi da questo punto di vista va difeso. Quello che voglio dire è che Gentile, quando si parla di Gentile, ci si trova spesse volte di fronte a questa, a questo modo di fare, a questo tratto, a me appare assai contorto della personalità di questo personaggio, che spiazza, che è difficile da leggere, che è sfuggente per lo storico, che non si riesce bene ad afferrare. E questo va ad assommarsi, ad unirsi a tutti quei problemi che dicevo prima, del fatto che quando parliamo del tema di Gentile e delle leggi razziali, della posizione di Gentile di fronte alle leggi razziali, noi abbiamo di fronte dei documenti che, cioè, riusciamo a ricostruire indirettamente la posizione di Gentile, perché lui pubblicamente dice pochissimo. Quando parla pubblicamente lo fa alla maniera che abbiamo visto nel caso di D'Ancona, e quindi con tutta una serie di precisazioni che rendono un po' scivolosa e soprattutto che impediscono una presa di posizione netta da parte dell'interprete, di dire è da una parte o è dall'altra. No, secondo me è da una parte, è dalla parte del fascismo, questo rimane. Però sicuramente utilizza delle modalità di presentare il proprio pensiero che presentano una buona dose di ambiguità. Ecco, questo è un aspetto, secondo un ulteriore aspetto, quello che abbiamo visto adesso con l'esempio chiamando in causa sia Levi della Vida che Martinetti, un ulteriore aspetto di come, un ulteriore tratto gentiliano che, secondo me, ci mette un po' in difficoltà. E che, ancora una volta, tenete presente il confronto con Croce. Croce, secondo me, è tutto facilissimo, tutto immediato, tutto molto simile al nostro modo di pensare. Qui, invece, si finisce sempre per scivolare su qualcosa, si rischia sempre di scivolare su qualcosa. Ora, giungo però a una conclusione, a una mia conclusione, magari con un'affermazione un po' brusca, brutale, però vediamo un po' di spiegarla. Cioè, secondo me, alla fine, si può tranquillamente dire che Gentile era razzista, Gentile è stato razzista, Gentile è stato antisemita. In questo senso, però, cioè, è dando a questa affermazione che Gentile è stato razzista, un significato politico. Vuol dire che Gentile, è una banalità questa, Gentile è stato fedele al fascismo sempre, per 20 anni, è stato fedele a Mussolini fino alla morte, è stato fedele al fascismo prima e dopo il 1938. Le leggi del 1938 non hanno comportato, per Gentile,
nessuna, non hanno comportato una presa di posizione di Gentile pubblica nei confronti del fascismo. Torno a ripetere, noi non stiamo parlando di un signore, un italiano tra i tanti. Ci sono tantissimi italiani che sono... Noi stiamo parlando della figura più importante della cultura fascista, non c'è dubbio su questo. Stiamo parlando di una figura, di un personaggio pubblico, di un personaggio che ha accompagnato per 20 anni il regime, il fascismo, con i suoi articoli, con i suoi libri, con i suoi discorsi, è sempre stato da quella parte lì. Ed è sempre stato appunto una figura politica, e una figura politica che sicuramente ha avuto dei momenti fortunati e dei momenti meno fortunati, su questo non c'è dubbio. Chi parla di egemonia, dell'attualismo e di Gentile come il filosofo del fascismo, sì, no, era un filosofo fascista, ma il filosofo del fascismo non dice nulla. C'erano tantissimi altri filosofi, tantissime altre correnti, tantissime altre figure rilevanti, in certi momenti magari anche più influenti di Gentile, che con Gentile non avevano nulla a che fare e che magari erano su posizione completamente diversa da un punto di vista filosofico e anche di linea politica rispetto a Gentile. Gentile però era una voce, rimane secondo me, una voce importante, forse la più importante all'interno della storia del fascismo. E questo non va assolutamente perso di vista. Per questo l'affermazione che ho fatto prima, per quanto forse un po' provocatoria, un po' brusco, un po' tagliata con l'accetta, cioè Gentile e razzista, vale da un punto di vista politico. È da qui che bisogna partire, secondo me. È il motivo per cui noi affrontiamo questo tema, in fondo, è un motivo politico, è il fatto che nel 1938 sono state prese delle decisioni dal governo italiano e Gentile gli è andato dietro in qualche modo, perché altrimenti noi, secondo me, non ci occuperemmo mai e poi mai del tema Gentile e il razzismo, se non ci fosse questo tratto politico. Certo, poi questa affermazione che ho buttato lì in maniera così brusca e grossolana, magari è il fatto, è il dato di fatto dal quale dobbiamo partire, e che comporta poi tutta una serie di spiegazioni, di approfondimenti, di andare a prendere delle sfumature di carattere filosofico, i rapporti personali di Gentile con questo o quell'altro ebreo che lui ha aiutato, il tentativo di salvare tante persone, aspetti di carattere personale, di carattere speculativo, estremamente complessa, e spero di avere mostrato la complessità e la difficoltà di affrontare questo tema. Però se dovessi riassumere, se dovessi giungere riassumere una conclusione, la riassumerei appunto, giungere a una conclusione di queste mie ricerche, la riassumerei forse nella battuta Gentile è stato razzista, ripeto, dando a questa affermazione un significato politico. Partendo da lì, da questa affermazione politica, dalla posizione politica di Gentile, che è dalla parte abbastanza banale, è dalla parte del fascismo, partendo da lì fare poi tutte le precisazioni del caso, che sono tante, ripeto, che sono difficili, che comportano un notevole sforzo e una notevole attenzione, una notevole cautela da parte dello storico. Però il punto di partenza della ricerca è appunto quel Gentile razzista da un punto di vista politico. E vi ringrazio dell'attenzione. grazie a te per questo bellissimo e anche lungo seminario, e per tutte le considerazioni che hai fatto, e anche per aver mostrato, a me pare in maniera molto chiara e lampante, una complessità notevole rispetto al tema che andiamo a trattare. Allora, qui ci sarebbe ora la possibilità da parte degli studenti, qualora lo desiderassero, di fare delle domande prenotandosi. Chiedo sempre di prenotarsi cortesemente con la manina. Io avrei diverse cose da chiederti e dovrei anche, per questione di onestà intellettuale, dichiarare un po', insomma, qual è la mia posizione rispetto a questo tema che abbiamo trattato anche a lezione, ma poco, perché su Gentile ancora non ci siamo fermati, ci saranno le prossime lezioni su Gentile e Calogero,
con le quali poi chiuderemo questo corso. Non so se ci sono intanto domande da parte degli studenti su questo tema specifico. Allora, c'è intanto Alessandra Rollo, quindi do prima la parola a lei. Prego. Buongiorno. Carissima. Buongiorno. Mi sentite? Sì, sì, bene, prego. Sì, innanzitutto grazie per l'analisi, perché la figura di Gentile appare molto controversa, come alla fine credo sia il pensiero di quasi ogni filosofo. Il problema è che il suo pensiero si è tramutato nella vita attiva, quindi credo che sia molto di una corrente che già prima, come abbiamo visto, come sappiamo, anche a livello scientifico ha interessato molte personalità di spicco. Il fatto che questa corrente poi si sia tramutata in ambito politico con tragiche conseguenze mi fa domandare oggi e ci fa anche domandare appunto come queste figure siano, come la figura di Gentile, abbiano potuto contribuire al mantenimento di questa ideologia. La mia domanda, spero di essere stata chiara, ma voglio essere ancora più chiara: come può un'ideologia mantenersi su tanti aspetti senza queste personalità, senza che questi intellettuali potevano appunto dare il loro contributo? Cioè non riesco a vedere, forse sono molto deterministica perché ormai sono cose che sono accadute, non cadere in un finalismo, però non vedo un'altra, non c'è un altro lato della medaglia. Giovanni, vuoi rispondere man mano? Ho sentito molto male però, Adesso penso che l'affermazione, la frase, se ho ben capito, la frase più interessante, il verbo che è stato usato adesso dalla signora, cioè tramutato, si è tramutato nella vita attiva, il pensiero che si tramuta nella vita attiva, il pensiero che si tramuta in politica poi. E questo è l'aspetto decisivo. Io adesso non è che abbia... Mi limito a guardare ancora sempre al caso Gentile e mi limito a registrare che la difficoltà che esiste, il disaccordo che esiste tra gli storici della filosofia nel tentare di capire bene, di chiarire quale sia il rapporto tra questo pensiero di Gentile e questa tramutazione del pensiero nella vita politica. Ci sono delle interpretazioni che tra le più disparate ci sono quelli che dicono che il pensiero di Gentile si tramuta in fascismo perché è necessario che sia così, perché ha dentro di sé un'essenza che non può che tramutarsi in fascismo, e ci sono quelli che invece sottolineano il fatto, per esempio, che il pensiero di Gentile è maturato ben prima dell'avvento del fascismo e vedono come una contraddizione il fatto che si sia saldato e che Gentile abbia saldato questo pensiero con il proprio destino, con quello di Mussolini, con quello del fascismo. È il rapporto tra filosofia e vita, tra filosofia e politica, poi alla fine. Sì, insomma, mi sembra che la risposta sia nelle corde, insomma, della domanda, però la Rollo forse voleva riprendere un attimo la domanda, prego. Ha diritto di replica, insomma. Sì, sì. Ho parlato molto generalmente, giustamente la mia domanda era molto generica, ma senza l'agione politica di Gentile, effettivamente ciò che è successo in Italia, perché non voglio prendere la Germania, non ho capito svolto. Forse posso ripetere io la domanda? Non ho capito la domanda io, però. No, permettetemi di ripeterla, la ripeto io, Giovanni, perché anche Alessandra Rollo ha un collegamento non ottimale. La studentessa chiedeva se senza l'apporto di Gentile sarebbe stato comunque la stessa cosa dal punto di vista perlomeno dell'impostazione razzista, insomma, e la famosa storia con i se e con i ma, che però insomma, in maniera positiva,
Io valuto sempre questo metodo in maniera molto positiva. Mi sembra allora, la storia critica. No, non sarebbe stata la stessa cosa perché anche solo riguardando alle no, non sarebbe stata la stessa cosa per il semplice fatto che molte persone, abbiamo visto l'esempio di Mondolfo, molte persone non sarebbero state aiutate. Perché forse Gentile all'interno del fascismo, non so con quanto successo, non so con quanto impegno, non so con quanta passione, perché c'è chi parla di una passione antirazzistica di Gentile, io non sono d'accordo, però sicuramente avrà detto a Mussolini, e sicuramente l'ha detto a Mussolini, avrà detto a qualcuno che la politica antisemita non ha certo sposato la politica antisemita Gentile, quindi possiamo pensare che abbia fatto, secondo me, molto poco, da contrappeso alle tendenze razzistiche. Certo, ripeto però che Gentile poi a un certo punto, nel momento in cui una figura così importante, così rilevante da un punto di vista politico e pubblico si mantiene da quella parte, la posizione è quella. Poi coi se e coi ma è difficile, è bello fare la storia coi se e coi ma, è molto difficile rispondere, però Certo, assolutamente. Non so se ci sono altre domande al momento. Scusami, è proprio il rapporto, anche la filosofia, quanto incide sulla storia, quanto incide sulla politica, è un bel problema. Cioè, è il problema dei problemi, direi. Appunto. Allora, io intanto volevo fare alcune considerazioni, magari sulla base delle considerazioni che farò ci saranno altre domande. Delle varie cose, nella prima parte dove trattavi Croce, permettimi un attimo di tornare al primo momento della tua analisi, della tua bella analisi. Una cosa che mi ha meravigliato, che non ricordavo a dire la verità, perché noi poi Croce l'abbiamo vista a lezione, abbiamo anche letto lo scritto del 38 e la data lì è fondamentale perché Croce scrive alcune cose molto precise sul concetto di razza, c'è proprio un paragrafo che scrive sul concetto di razza. E quella lettera a cui tu accennavi, dove lui dice non vi è mai stato antisemitismo in Italia. Ecco, questo fa un po', a me lascia un po' stranito, probabilmente perché noi ne sappiamo forse un po' di più rispetto ad allora, ma solo per citare il lavoro di Salvatore Rigione sulle tracce di una mitografia italiana della razza nella rincorsa coloniale, che è uscito qualche mese fa con le edizioni ETS, del quale libro abbiamo parlato anche a lezione. Beh, mi pare che ci sia la prova provata che non soltanto in Italia il razzismo fosse sicuramente presente già prima del fascismo, ma che addirittura la tradizione antisemita avesse radici piuttosto salde. Quindi questa affermazione di Croce un po' mi fa strano. Non mi fa strano invece se penso a Croce come uomo del sud, cioè se penso a Croce come un uomo con un radicamento territoriale in cui l'antisemitismo in realtà insomma non è molto presente, come sappiamo un poco, insomma, per questioni di carattere storico. Questa è una prima considerazione che faccio e che ti pongo come riflessione. Una seconda invece che riguarda Gentile. Prima ovviamente di giustificare la mia posizione voglio riprendere il discorso che facevi con molta intelligenza all'inizio su Gentile, che è il seguente. Intanto bisogna stare attenti, no? Il pensiero e l'azione. Allora, il pensiero di Gentile, mi pare che tu lo abbia dimostrato ampiamente, confligge con, è incompossibile, insomma, per utilizzare il termine di Gennaro Sasso, con il razzismo. E secondo me non è possibile dimostrare il contrario, almeno da un punto di vista filosofico. Andiamo sull'altro versante invece, perché questo è poi il nucleo del tuo discorso, che io reputo molto molto interessante. Sul versante dell'azione, allora, per essere razzisti bisogna attuare delle discriminazioni razziali e nella prassi. Queste discriminazioni razziali sono state attuate da Gentile nella prassi? A me pare di no.
a me pare non soltanto che non siano state attuate, ma che addirittura nemmeno il famoso giuramento del 31 contenga questi elementi. Gentile avrebbe tranquillamente potuto inserire un articoletto, un Arier Paragraph, come dicevano i tedeschi, e c'era in Germania, che comprendesse anche questa discriminazione. Invece è un giuramento nei confronti del fascismo, quindi si è fascisti o meno. Che Gentile fosse fascista, secondo me, è proprio indiscutibile. Che il fascismo coincida con Gentile, con il pensiero di Gentile, mi sembra una cosa sciocca. Ma questo mi pare che anche tu nel tuo libro lo abbia rilevato più volte. Quindi vi sono perlomeno delle discrepanze, no? Sicuramente Gentile è fascista, ma il fascismo non coincide totalmente né con il pensiero né con le posizioni di Gentile. E da qui mi pare che tu abbia dimostrato ampiamente e con una certa forza. Si può anche mettere in discussione il concetto di egemonia, tu fai benissimo, perché questa, insomma, è una favola antica che è stata più volte ripetuta, specialmente per motivi, poi, come posso dire, anche di carattere politico, se vogliamo, anche a ridosso della scrittura della storiografia filosofica italiana del dopoguerra, quindi si può anche capire. Quindi io non mi sentirei di dire che, nemmeno dal punto di vista politico, che Gentile è razzista. Direi invece, e questo forse credo che sia il punto, però ovviamente è una mia opinione, qui forse lo specialista sei tu che hai condotto uno studio molto specifico. La mia opinione invece è che ci siano, come dice all'inizio, aspetti contorti, che ci sia da parte di Gentile una certa accortezza. Mi verrebbe da dire opportunismo, però non sarebbe nemmeno giusto parlare di opportunismo, perché poi alla fine Gentile, come posso dire, la ingloba nella dialettica storica questa storia dell'antisemitismo, questa storia del razzismo. Esattamente come hai detto prima, fa parte della dialettica storica. Allora, come posso dire, è un antisemitismo passivo? Tu citavi Michele Scarfatti all'inizio. Non mi sembra nemmeno quello, perché poi alla fine lui è stato in attività, cioè ha promosso, ha protetto alcune persone e addirittura ha evitato che potessero subire conseguenze molto più tragiche. Sulla stessa voce razzismo e razza, come sicuramente tu saprai, Gentile era stato chiamato a scrivere quella voce e a un certo punto si era sottratto. Io ricordo, adesso per me sarebbe complicato poter dire dove l'ho letto, perché non me lo ricordo, che ci fu tutta una vicenda, anche una discussione proprio su questa voce con Calogero. Sì, c'è, anche con Umberto Bosco, mi pare. Esatto, sì, esatto, hai ragione, mi sfuggiva. Quindi, come posso dire, se lui avesse voluto dire la sua e prendere posizione anche per comparire, insomma, come posso dire, conforme poi alla dottrina della razza, insomma, secondo me lo avrebbe fatto. Certo, non depone a suo favore, e questo è un elemento sì politico, non depone a suo favore il fatto di non essersi schierato rispetto a queste idiozie. Un'ultima considerazione, Giovanni, poi mi taccio, lo giuro. Una considerazione rispetto al potere politico di Giovanni Gentile. Beh, questo è un potere politico che non è stato costante nel tempo. Lo dimostra il fatto che fu il successore del Ministero dell'Istruzione di Croce 20-21 soltanto per un anno, per due anni, 22-24, quindi prima del manifesto, fra l'altro, e qui aveva ancora una certa influenza. Lo dimostra il fatto che dopo l'asse, specialmente dopo il 36, vorrei sapere la tua opinione su questo. Il fascismo fu con Gentile non soltanto tollerante, rimaneva sempre il filosofo, perché serviva al fascismo fondamentalmente, il filosofo del fascismo, però occorreva qualcuno che fosse più conforme all'idea della razza. E da lì poi, cioè, non ci abbiamo Evola nel 38, ma già nel 36 aveva pubblicato quella sua strana storia della razza l'anno prima, no? E ricordo che nel 39 la dottrina della razza diventerà in tedesco la dottrina della razza fascista, con prefazione di Mussolini. Quindi, come dire,
Qui ci sta il fatto che Mussolini prendeva tutto quello che poteva, fagocitava tutto, amministrava tutto, e secondo me Gentile qui credo che ci sia stata una forma di ingenuità. E se fosse stato soltanto opportunismo, con la Repubblica Sociale Gentile si sarebbe semplicemente sfilato, e invece decise forse per un gesto di stupida coerenza di rimetterci la pelle. Quindi queste sono tre considerazioni: la lettera su Gentile, la questione del sul razzismo politico della quale parlavi, e ultima sul potere di Gentile. Ti ringrazio molto. Allora, ti dico, su Croce, su quello che mi dicevi di Croce, non c'è antisemitismo in Italia. Lui parla da uomo del Risorgimento. Cioè, secondo lui è arrivato il Risorgimento, tutti siamo gli ebrei stessi sono come una provincia per usare un'immagine di Momigliano, ma così come i napoletani diventano italiani, i lombardi diventano italiani, anche gli ebrei diventano italiani. E da questo punto di vista Croce si presenta la cosa da uomo del Risorgimento, tant'è vero che scrive appunto, aspetta adesso non lo trovo più, che scrive appena dopo aver scritto questa cosa qui, quello che dicevi tu: in Italia non vi è mai stato antisemitismo, l'elemento ebraico cooperò per la sua parte al Risorgimento nazionale. Quindi è perfettamente nella visione di Croce, che evidentemente poi non aveva presente o non dava importanza poi agli autori, che la vede così. Ma è tipico da questo punto di vista di un certo, mi pare, di un certo modo di vedere le cose crociane e di una vecchia Italia, insomma. Poi sulla posizione politica di Gentile, secondo me, ripeto, le sfumature sono tante, le precisazioni sono tante, non voglio sicuramente dire che Gentile era animato da una passione antisemita, ma questo non penso che nessuno lo possa dire. Però secondo me, quando si parla di politica, si arriva ad un momento in cui, e soprattutto quando si parla di politica in figure come Gentile, e così rispondo anche alla tua terza osservazione, cioè è chiaro, Gentile, l'egemonia di Gentile nella cultura fascista è una sciocchezza, il Gentile come filosofo del fascismo è una sciocchezza, è un'affermazione che non dice nulla. C'è un bellissimo saggio di Claudio Cesa di qualche anno fa, di un bel po' di anni fa ormai, 15 o 20 anni fa, che parla dei nemici di Gentile e fa vedere come all'interno del fascismo ci fossero delle figure. Orestano, Francesco Orestano, qualcuno lo conosce? No, penso di no, non so se qualcuno abbia mai letto qualche riga di Francesco Orestano, eppure Orestano, che è una nullità forse da un punto di vista filosofico, contava moltissimo a un certo punto nel dibattito all'interno del regime. Però Gentile, secondo me, rimane comunque, ferme restando le cose giuste che tu hai detto sulle difficoltà, rimane comunque una figura importante, una figura influente, una figura tutt'altro che uno sprovveduto, secondo me. Uno che aveva, per esempio, è stato sottolineato, aveva un piccolo impero editoriale, per esempio, la Sansoni, così. Non era l'unico, non era il più forte, ha avuto momenti fortunati, ha avuto momenti meno fortunati, però secondo me sapeva farsi valere. Quando ha la bega con De Vecchi di Valcismon per la Normale, lui si scontra e alla fine la vince anche, e sa farsi valere, aveva gli agganci giusti. Altre volte gli sarà andata male. Però, ripeto, se gli pestavi i piedi rispondeva e sapeva anche come rispondere. Secondo me rimane una figura... Ecco, lo interpreterei così, senza ricorrere a pensare all'egemonia o senza pensare neanche all'ingenuità di Gentile. Concordo. Poi, l'altra cosa, però io volevo rispondere alla... ecco, non è antisemita, però secondo me quando si parla di politica si arriva ad un punto in cui, secondo me, si può dire sei da una parte, sei dall'altra. È brutale, può essere un po' grezzo, però a un certo punto una figura... Gli ignavi però, ci sono anche gli ignavi. Però anche gli ignavi, se per ignavia io vado in Parlamento e per ignavia voto un provvedimento che magari io non ci credo dentro di me, però io politicamente sono da quella parte lì. Io posso essere convinto che chi pensa che gli abitanti della Val Seriana sono superiori sia un cretino, eppure se io
per opportunità ignavia, convenienza dell'immediato. Mi pongo dalla parte di un partito che dice che gli abitanti, ci sono stati dei partiti che dicono gli abitanti della Val Seriana sono superiori, io politicamente sono da quella parte lì. Questo voglio dire. E Gentile, ripeto, non è il signor Giovanni Gentile, ma è una figura politica di rilievo. Certo. Lo metto da quella parte lì. In questo senso ho detto che Gentile è razzista. L'ho detto anche naturalmente un po' un po' come provocazione, però neanche tanto. Secondo me in politica certe demarcazioni, certi tagli netti, brutali, a un certo punto, arriva a un certo punto dove lo puoi fare. Poi facciamo tutte le osservazioni che tu hai fatto, sono verissime, sono da discutere, sono, ripeto, torno a ripetere, io ho trovato una grandissima difficoltà nel leggere questi documenti, nell'interpretare i gesti di Gentile, le iniziative di Gentile, per quei tratti contorti che ricordavi anche tu della personalità di Gentile. Però in politica, così, secondo me a un certo punto, tac, tagli una linea, tu sei da una parte e tu sei dall'altra. È brutale, però io farei così, ecco, e ho tentato di fare così, in questo senso. Poi tutte le osservazioni che hai fatto sono da prendere in considerazione, sono da studiare, da approfondire, c'è dietro tutta una storia complicata. Non voglio assolutamente dire che Gentile sia un antisemita. No, ma non l'hai scritto e non l'hai detto. Invece... No, però mi interessava molto la parte, è proprio quello che è bello dell'impostazione che hai dato, secondo me, ecco. Poi permette anche la discussione, cioè aver calato nella prassi. È ovvio che se tu prendi la politica come impegno e quindi come presa di posizione... E anche la non presa di posizione è una posizione a un certo punto in figure come questa. Tutto qui. È una semplificazione anche quella che faccio. Però secondo me è una semplificazione che ci sta alla fine. Perché, ripeto, poi alla fine noi affrontiamo questo tema perché ci sono state le leggi del 38, Gentile è stato fascista fino alla fine, basta. È brutale, è semplice, è una semplificazione, però a me sembra che ci possa stare. Sì, diciamo che è altrettanto semplice dire anche il contrario, no? Dire semplicemente non è stato razzista. Eppure quella è una semplificazione che hanno fatto anche grandi studiosi come Garen, no? Garen ha apertamente detto che era una stupidaggine. Però questo pure è una grande semplificazione. Secondo me la tua posizione, che è molto forte, è molto tagliata ed è anche molto polemica, è volutamente pretestuosa perché non vuole rinunciare alla complessità del concetto, e questo mi sembra comunque una posizione pregevole, quindi ti do atto, insomma, di aver posto un problema al centro. Non so se ci sono altre domande da parte degli studenti, se non ve ne sono io posso anche finalmente toglierti dal carcere di questo video. È una cosa molto... Dimmi tu se hai bisogno di qualche riferimento di cose che ho citato che magari non... magari poi sentiamo. I riferimenti li ho dati man mano che tu ne parlavi, e li ho dati all'interno della chat, sia quello del tuo articolo, sia la critica, perché ovviamente è open source e quindi si può consultare, sia quel libro di Simoncelli sulla normale di Pisa, tensione e consenso. Ho voluto dargli man mano perché poi i ragazzi appuntano e possono eventualmente consultarli, e rimangono in chat, insomma, quindi possono tranquillamente consultarli. Ovviamente al professore, nel caso abbiate tanto timore reverenziale come sto vedendo quest'oggi, non so se sia il ritorno dalle vacanze o meno, potete eventualmente, se lui ce lo concede, scrivere per poter, per poter porre qualche domanda. A me, Giovanni, spiace soltanto che non averti qui fisicamente. Non essere venuto a Lecce, devo dire che veramente è una tristezza queste comunicazioni. No, è un piacere vederti, ma è triste. Vabbè, però questa vuol dire che è semplicemente un seminario ponte, sperando nel prossimo anno, nella tua... insomma, io già ti faccio l'invito ufficialmente. Molto volentieri. Saremmo molto felici di averti qui ad ascoltarti dal vivo. E poi ovviamente ci sono tante ritualità che vengono meno, ed è molto molto spiacevole questo. Senti, per adesso io non posso che ringraziarti di questa grande opportunità
Voglio far notare ai ragazzi, permettetemelo, in questo ciclo seminariale che si chiude col professore Rota, che tutti i nostri ospiti, tutte persone veramente una cosa specialista dei campi nei quali hanno riferito, hanno una chiarezza estrema. Per fare la storia della filosofia e per fare la filosofia, quindi la chiarezza è fondamentale. Diffidate di quelli che sono invece fumosi. A me ha fatto piacere che tu abbia ricordato anche Martinetti, il nostro Martinetti, mi permetto di dire, che è un filosofo fin troppo poco studiato. E sono convinto, come dicevi prima, che Croce e Gentile, e poi metterei Martinetti e Gramsci, siano sicuramente i quattro filosofi ai quali non possiamo rinunciare studiando la filosofia italiana contemporanea, perlomeno. Va bene, allora io chiudo qui, ti ringrazio nuovamente molto per questo intervento, Giovanni, grazie davvero. La tua lezione sarà su YouTube, credo purtroppo che non si vedrà molto bene per questione di linea, però si sentirà. Ti ringrazio molto e niente, grazie, speriamo di rivederci quanto prima possibile. Un caro abbraccio, Giovanni, grazie. Non so se... sì, ok. Allora, miei cari, ora che il relatore non c'è e che comunque, insomma, devo ringraziare veramente tanto per questa lezione, ditemi se ci sono cose che volete sapere anche relativamente ai seminari. Vi faccio presente che ho scaricato l'elenco di coloro che hanno partecipato, provvederò su vostra richiesta a certificare la presenza di almeno 4 seminari su 5 per l'ottenimento dei crediti formativi. Una volta che io farò l'attestato, voi dovete girarlo, dovete spedirlo al professore Fabio Sulpizio, che è il coordinatore della commissione didattica per la verbalizzazione dei crediti formativi. Altro discorso invece per coloro che devono ricevere i crediti relativi al Sophia Muir, quindi ai docenti, i quali potranno ricevere alla fine di tutto il ciclo di tutti i seminari che sono compresi nell'offerta formativa, quindi filosoficamente, il nostro seminario di filosofia italiana, eccetera, riceveranno automaticamente dalla piattaforma, se avranno frequentato le ore minime necessarie per l'ottenimento dell'attestato, riceveranno il medesimo, l'attestato, direttamente dalla piattaforma ministeriale. Ditemi se ci sono domande, se avete qualche curiosità. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi se volete approfittare possiamo anche farlo. Io, professore, volevo dirle che comunque tutto il ciclo dei seminari è stato veramente molto bello e interessante, bella la tematica, molto attuale, fantastici relatori, e quindi sinceramente volevo ringraziarla per questa occasione, perché sono è stato molto importante. Mi fa molto piacere. Poi i seminari sono per l'intero corso, quindi se hanno un minimo di riscontro e non diventano semplicemente dei seminari fatti per noi, insomma, che non ha molto senso, sono molto molto più contento. Grazie Rebecca, ti ringrazio molto. E ovviamente il prossimo anno, io non so cosa accadrà, confido che fin quando dovrò rifare le lezioni per il prossimo anno le cose saranno cambiate, mi piacerebbe che fossero in presenza e, come al solito, visto che sei diventata rappresentante degli studenti da poco, mi confronterò con i rappresentanti per organizzare un tema che possa essere di interesse trasversale, non solo riferito al mio insegnamento. Quindi vi ringrazio molto. E ovviamente sono qui se avete domande o cose più specifiche. Allora, ragazzi, se non ci sono altre domande, vi ringrazio. Io continuerò con gli studenti di storia della filosofia italiana domani, e questo ciclo si conclude, ahimè o per fortuna, decidetelo voi, con questo insegnamento, con questo seminario. Spero di rivedervi presto, soprattutto di rivedervi in presenza, e vi auguro, l'occasione mi è lieta per augurarvi l'inizio di un buon 2021, sperando in una ripresa anche della vita normale, oltre che della vita accademica. A presto a tutti e grazie. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie, a presto, cari, a presto. Sì.
Grazie mille, buona giornata.